Allora, signori, stasera siamo su Minecraft. Perché, ragazzi? Perché. Perché siamo dei falliti, come ci suggeriscono in chat. Scusate l'epatite. Dopodiché, oggi è una giornata in cui ci si chilla, insomma, cioè ci si rilassa, insomma. Anche perché oggi sono uscito di casa, sono andato in un centro commerciale. A camminare in mezzo alle persone mi è venuta un'ansia sociale incredibile. Sono voluto tornare a casa e sono pronto per stare chiuso per un altro mese. Ora, signori, siamo su Minecraft, nel nostro bellissimo server Minecraft. Perché siamo su Minecraft? Perché non abbiamo una vita. E andiamo avanti, ragazzi. Allora, apriamo Minecraft. Scusatemi un attimo, dovremmo esserci. Che bello Minecraft, in realtà è molto chill, guardate, il mio personaggio sta pure dormendo in uno stato di confusione mentale, quasi gotica, se vogliamo dire, e quasi di un'atmosfera pulviscolare, un'atmosfera, come dire, incredibilmente pre-rinascimentale. Abbiamo veramente un'opera d'arte che si muove, un piccione che nuota sott'acqua, e questa è la fine che ha fatto Boldo Spaccino, vedete ragazzi? C'è un pesce! Un pesce intelligente! No, i pesci geniali sono i delfini. Questi sono pesci stupidi. Ci sono tanti tipi di pesci, ragazzi. Ci sono i ragni e poi i pesci geniali, che sono i delfini. E poi c'è lui, che è un pesce stupido. Quel tipo, quelli là rossi, no? Fine. Ma non è senza plugin. Sì, è vero, questo plugin è stato inserito solo per fare piccole cutscene come questa qua. Allora, ragazzi, che cos'è questo server? Questo pesce mi sta facendo una cosa molto particolare. Non mi si slacciare i pantaloni. Allora, ragazzi, cos'è questo server? È il mio server Minecraft dei sub. Sì, potrei venire alle Ushan, poi ne parliamo in caso. Questo è il mio server Minecraft dei sub. È un server Minecraft, perché siamo appunto su Minecraft, in cui giochiamo tutti quanti a Minecraft, perché appunto il server è nel gioco Minecraft. Se non avete Minecraft, potete scaricarlo dal sito www.minecraft.com. Cliccate su Download Minecraft e scaricate Minecraft. Poi entrate nel server, però mi raccomando, deve essere Minecraft, nessun altro gioco, solo Minecraft. E quindi questo qua è il mio server Minecraft. È una 1.16.2, è una survival 100%, perché in altri giochi tipo può essere anche al 98%, ma non è il caso di Minecraft, questo è Minecraft. È una survival 100%, non ci sono plugin di Minecraft, a parte alcuni che vengono appunto inseriti su Minecraft, che servono per la gestione del mio server Minecraft. Dopodiché voi fate la sub per entrare in questo server Minecraft e potete decidere di entrare all'interno del mio villaggio su Minecraft. E per il resto niente, ragazzi, basta che non fate battute omofobe, siete accettati all'interno. Il server è aperto 24 ore su 24. Parli del mio server di Minecraft? Sì, aperto 24 ore su 24. Potete giocarci quando volete, però giocateci solamente quando siete su Minecraft, ragazzi. Ciao Yugin, mi sono comprato Minecraft anch'io, quindi forse più tardi, la prossima live, vengo anch'io a salutare. Ma come si fa a cambiare versione su Minecraft? C'è tipo la parte nel launcher di Minecraft, puoi cambiare la versione di Minecraft, dove c'è scritto cambia la versione di Minecraft. Tu ci clicchi e puoi cambiare la versione di Minecraft. Ciao Thompson, vieni su Minecraft? Ah, Paul, abbiamo capito, ti piace Fortnite. No, ragazzi, per favore, non mi mettete in bocca delle parole che non ho detto, chiedo scusa. Tra l'altro questo pesciazzo di merda adesso lo uccido. Ma perché è sopravvissuto solo lui? Ah, vero, l'altra volta. L'altra volta abbiamo fatto la serata al sushi, se ne sono andati un pochino. Vabbè, e tu, ci vediamo settimana prossima. Preparati a morire in un modo tremendo. Allora, intanto, bentornato al signor Dive Play, che è tornato per giocare ancora su Minecraft. Benvenuto carissimo. Punto esclamativo Telegram per entrare. Già ci sei, vaffanculo Dive. E poi benvenuto a Cetriolino Gamer, lui invece lo trattiamo bene. Ciao Cetriolino, come stai? Il nome è molto peculiare e anche idillico per certe ragioni. Dragon, se ti incontro per strada ti faccio mordere da un cane. Minchia Nugget, se ti incontro per strada ti sbatto la testa nel reparto dei fagioli del supermercato. Minchia Lelux, come stai? T'a posto? Meno male. Allora, stavo dicendo, benvenuto Cetriolino Gamer, come stai? Bello, grazie della sub. Punto esclamativo Telegram. Ci sono molte persone gioviali, tipo quelli che nuotano sui forni. E ragazzi, non vi preoccupate, non era una battuta di Black Humor. Però gli hanno sparato, ragazzi. A portiere battuto queste cose non si fanno. No, come sta il Conte Melisandro? Tutto bene, carissimo? Ciao, Conte Melisandro. Hai la faccia nel lavandino. Non lo toccare, sai? Non lo toccare. Nel server si aggiorna, no ragazzi? Lo lasciamo alla versione 1.16.2. Ciao, Leozar. Ciao, una vita con gatto. Ciao, Nugget. Ciao, Pera.
Come state, ragazzi? Tutto bene? Che si dice nel server Minecraft? Avete mosso qualche attività razziale? Non lo so. Ci fate nella mia palude! Perché in caso vi bannerei. Ciao! Ciao Rosol! Buonasera, Poldo, ti auguro un'ottima live. Grazie Rosol, io ti auguro un'ottima vita da oggi in poi. E Paul, hai visto le stelle sopra la scritta Alabama? Vado a vedere, ragazzi, per favore non mi toccate che sono un po' sensibile. Oggi ho fatto l'esame alla prostata, ho preso 27. Il professore è stato molto cattivo. Allora, vediamo di qua. Paul, aspettami che arrivo anch'io. Va bene, mi metto anche l'elitra così posso flexare le mie ali. Che è successo? Guarda che bello, ma quello chi è precisamente? Ma quello chi è? È Denom. No, Denom è quello. Prince e la erba. Ah, quello è Isder. Perché quello è is not there. Non ho ancora finito. Leozar, madonna, se ti becco per strada ti faccio perdere la vita. Allora, belle le scritte, belle le stelline. Tipo a Monte Rushmore. Bello, mi piace. E la casa di Leo là sopra che è molto, come dire, è fastidiosa. Poldo, mi metti sull'albero, per favore. Certo. Ma questo è un pappagallo, guarda, un pappagallo. Ma è bellissimo questo pappagallo. Ma come fa ad esserci un pappagallo qui? Ma si è messo sulla spalla di Lelix. Ma in che senso? Ma in che senso? Ma da quando? Oh, we're halfway there. Oh, parrot on this shoulder. Ma come hai fatto, bro? Hai fatto un patto con il diavolo? Ciao Alice, bentornata. Non ti chiami Buongiorno. Si chiama Calogero. Non si chiamava Corrado. Ma perché sento esplodere, signori? Ogni tanto sento esplodere. Allora, rip Bimbo Brodino. Ma che è successo a Bimbo Brodino? Comunque sta venendo molto bene. Poldo, leggi. Ciao. Ho letto. Che ti serve? Ma il server è così pacifico. È giusto, sono offline. Ah, aspettate. C'è la difficoltà in... C'era la difficoltà... Did not change. Is ready set to hard. No, ok. È pacifico. Allora, di chi devo mettere la testa... Ciao, Calogero. Di chi devo mettere la testa sull'albero? Iniziamo subito. Anzi, prima mi svuoto l'inventario e poi andiamo a mettere le teste sugli alberi. Allora, ragazzi, oggi, mentre sistemo le farme del land, perché ci sono due farme del land che praticamente sono nel land e fanno quelli che abitano nel land. Come si chiamano? Non mi viene il nome. I calabresi, ecco, perdonatemi. E spawnano troppi e dobbiamo fare un'unica farm. Oggi vediamo un po' quale abbattere. Ma c'è un piccone in netherite qua dentro. Juan! La leggendaria col mio amico Juan! La leggendaria col mio amico Juan! Io pensavo di averlo perso, Juan. Invece ero in una chest. Madonna, raga, Juan! Io pensavo di averlo droppato durante una live. Non l'ho trovato più. Ho ritrovato Juan, signori. Ma che cosa bella. Sono felice. Era in una chest. La leggendaria con l'amico di Juan. Perché io sentivo speciale. Perché io voglio matare lo stato. Juan, che bello. Sei tornato, amico mio. Sei tornato, che bello. Che bello, Juan. Ecco, Juan. Andiamo a picchiare qualche mentecatto bastardo qua fuori, Juan. Despacito. No, ragazzi. Per far piano con le parole. Minchia, chi è sto bastardo? Dive! Se ti incontro per strada ti faccio pentire di essere vivo. Canna da pesca, sì. Paul, dov'è nella sezione cartelli di villaggio e leggi quello che ho scritto vicino alla bacheca? Certamente, un attimino che poso queste cose nell'inventario. Cioè, che le poso fuori dall'inventario. Allora, i rumori di Minecraft sono così alti che non riesco neanche a sentire che cosa stanno dicendo i miei genitori di là mentre litigano. Allora, di qua che devo fare? Lelix, mandami un'altra volta la richiesta di amicizia e farei una fine molto brutta. Poi devi farmi di Enderman e basta uno e funziona. Appunto, però fa schifo esteticamente. Quindi oggi la sistemeremo insieme all'aiuto del mio amico Juan e della leggendaria che la trova con mio amico Juan. Bellissimo quel video, ragazzi. Se non l'avete visto, cercate la leggendaria con mio amico Juan. Ma ora salgo qua sopra e faccio un genocidio di massa. Ciao Dragon, la tua vita sta per terminare, ne sei consapevole? Entra nel fuoco. Entra nel fuoco. Come Crocodile Dundee. Occhiolino. Sì, allora esci da casa mia. Poldo, guarda il pappagallo. No. Qualcuno sta bruciando fuori. Ma perché non posso scrivere esami? Perché in realtà in polacco esami è una cosa davvero brutta, Alice. Non so se posso dirlo. Lo posso dire? Lo posso dire esami? Cosa vuol dire in polacco? Vabbè, ve lo dico. Praticamente vuol dire che... abiti in Umbria e...
mi dissocio nel dubbio, però è una cosa tremenda che non si dovrebbe mai dire. Ma chi è sto mona che piglia fuoco? Ma come ci ha fatto ad arrivare? Dio. Quando ero in guerra anch'io vedevo queste cose ogni giorno. Allora, ho uno di ossidiana. Minchia, Dragon, te ne devi andare. Poldo, si sbrighi, è importante. Che è successo, Lelux? Poldo, viene importante. No, non mi interessa se anche tuo padre sta morendo. Non posso venire al momento. Ah, posiamo questa porta di ferro qua. Che cosa vuol dire che abiti in Umbria? Che praticamente, tipo, tu hai la residenza in Umbria e ci abiti. Poldo, era da un po' che non venivo su Twitch. Minchia, bro, hai fatto bene. In questo periodo ci sono state live davvero noiose. C'è stata una live dove ho aperto il menu di Fortnite e l'ho guardato per 2 ore. Questo lo posiamo qua, la leggendaria col mio amico Juan. Cosa mettiamo qua? Per fortuna che non sei di Perugia, sennò... Perugia è la città dei poveri, ragazzi. Una volta sono andato a Perugia e pensavo di essere, che ne so, in Calabria. È stato tremendo. Accetta il TP. Madonna, ti uccido, Lelix. Che cazzo vuoi? Non c'ho nessuna richiesta di TP, Lelix. Ma quanto sono belle le ragazze calabresi. Sì, hanno quel non so che di esotico, ragazzi. Una volta ne ho visto una, si chiamava Nunzia. Che cosa c'è? L'avevo già visto. Corrado. Ma perché esplode quando lo clicchi? Ma perché fanno sti fischi? Che cazzo so? Che cazzo abitano al mercato? Ma io te lo ammazzo, hai capito? Io te lo uccido. Io gli faccio. Lo sgozzo e poi lo do in pasto ai mukbang. È tuo? È mio! È mio, Corrado! Corrado, sei mio, vieni qua! Poggiati sulla mia spalla, sudonito fornicatore, oppure ti pentirai e ti punirò col mio stesso sangue. Juan! Corrado! Corrado! Guarda che bello! Pollo e piccione, che bella squadra, ragazzi. Che bella squadra. Che bella squadra. Ciao, Yakinop! Detto da Andrea Parisi, uomo dell'Etna. Sono un uomo saggio dell'Etna, io. Ma guardate che bello la leggendaria con il mio amico Juan. Ermia special. Vi piace? Corrado è un calabrese. Ma io sento esplodere, ragazzi. C'è qualcosa che non va in me. Guardate, ragazzi. Questi sono i tre della vanedazza: il ferro, il chiumo e la cacazza. Che cosa ne pensate di questa cosa? Ma perché il mio è bianco e i vostri sono rossi? Cioè, i vostri sono tipo del fuoco. Il mio è della neve. Aha! Aha! Io sono Poldo nato dalla tempesta. No, voi siete i tizi nati dalla tempesta. Io invece sono un pollo. Sono pappagalli. Sono polli, ragazzi. Per me è indistinto. Fai un meme review. Certo, allora, da dove partiamo? Allora, diciamo che si presenta con un'ottima forma, soprattutto la parte della punta. Ottimo per dei rapporti sessuali molto veloci. Secondo me potrebbe anche soffrire di eiaculazione precoce, scusatemi. Però nel dubbio le palle hanno una certa, come dire, rotondità, quindi secondo me un 9 su 10. Ottimo cazzo, complimenti. A posto. Noi calabresi siamo bellissimi, io lo so. No, ma mai quanto la ragazza che sta leggendo questo. La leggendaria con il mio amico Juan. Ma perché il pappagallo non si è... Corrado, vieni qua. Ma come hai fatto a darlo a me, mi spieghi? Ma perché va dalle vacche? Sei una vacca, Corrado? Lascia stare le vacche, Corrado. Una volta ho visto un video di un cavallo che si è mangiato un pappagallo. È stato il giorno più brutto della mia vita dopo quello in cui sono... nato. Io mi sono trovato il birb dall'IKEA. Wow. Ovvero blu e... No, blu e giallo è bellissimo. Per me sono pesci con le ali. No, sono polli. Non saltare e non correre. Va bene, allora vado a casa. Tecnicamente se io vado a casa Corrado viene qua, giusto? Ah, poggialo sulla spalla e fai home. Ok. Dove sei? Dov'è il mio amico Juan? Corrado. Eccolo qua, Corrado. Ciao, Corrado. Perché non viene qua, Corrado? Corrado, salimi sulla spalla oppure ti faccio passare dei giorni orribili. Ok, grazie. Ok, adesso lo porto in cantina, ragazzi, perché se esce di casa gli faccio passare un giorno tremendo. Vai, Corrado, scendi. Non puoi decorare la farm di Enderman con un blocco troppo di... Enderman, un blocco di troppo la rompe. E io ho ucciso tuo padre, non ci sono problemi. Ok, Corrado, scendi qua. Allora, resta qua. Se esci, ti giuro, ti stacco le ali a 1-1. I pinguini sono polli freddi. Sì, i polli della neve. Poi ci sono i polli della città che fanno la cacca, che sono i piccioni. Ciao, Strico. No, Strico. Benvenuto, carissima. Poi dove vedere un ve... Ma, Corrado! Che cazzo fai?
Io ti avevo avvertito, Corrado, vieni qua, ti stacco la faccia, vieni qua. Vieni qua. Dove sei? Ah, è nella mia spalla. Corrado, come ha fatto a venire qua, ragazzi? Ma come faccio, tipo... Ah, gli dovevo cliccare sopra e dirgli stai seduto, pollo di merda. Perdonatemi. Corrado è scappato, io lo sapevo. Allora, adesso ti siedi qua davanti e guardi i piccioni. No, i tuoi simili senza le ali. Ciao, Dragon, certo, vieni qua. Madonna, invece no, devo venire io. C'è molta neve. Mi sento un poco a Val Guarnera, caro Pepe. Due elicotteri d'assalto. Che ci dovete attaccare? Dovete attaccare la Bama? Non posso entrare. Beh, vabbè, è finita qua, ragazzi. È stato un piacere. In questo posso entrare? Ah, mi ricordo di quando ci lanciammo dall'elicottero. Fu una giornata veramente tremenda. Quei dannati musi gialli ci attaccarono tutto il giorno, ragazzi, mi dissocio. Hai risvegliato l'antica Anto Senpai. Ibrugemia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Vado, vado, bimbo brodino. Ciao, Aldo Senpai. Ah, Aldo. Vabbè, Aldo. Ciao, Anto, come stai? Benissimo. L'Elix, ti uccido. Ciao, Anto, benvenuto, carissimo. Scrivi in chat punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Grazie di cuore. Allora, andiamo alla sezione del villaggio per leggere il cartello di bimbo brodino. Ma io mi sono teletrasportato a casa. Come stai, Conte Melisandro? Tutto a posto? Meno male. No, aspetta, Poldo, te conosci Buzzi, ma per chi mi hai preso, per un Weibo? Ma smettila. Ma perché ogni volta che entro io in questo server piove? Ma dove siamo? In provincia di Valsugana? Minchia, Dragon, ti ammazzo! Scusa, Dragon, oggi sono un poco tiltato, devo leggere i cartelli. Allora, leggiamo gli annunci. Tunnel sotto il santuario senza il mio permesso. Filo, minchia, regà. Dai, ti uccido. E oggi sono abbastanza violento, scusatemi. Ciao, Iron Joker, grazie di bit. Come faccio a entrare nel server Minecraft? Scrivi in chat, punto esclamativo, server MC. Nuova farm di pesca. Grazie, Anxiety. Procuro la maggior parte dei materiali in grande quantità, nel caso di materiali di poco valore, in cambio di diamanti. Bravo, Z Tommy. Nuovo negozio di cibo aperto in via Bini. Aperto 24 ore e 7 giorni su 7. Passette da casa di Lapax per cibo, pane gratis. Ok. Qualcuno per Natale mi regala un animaletto? No. Che cosa vuoi, Dive? Che cosa vuoi? Ma le teste sull'albero come le facciamo mettere? Ah, le devo mettere io, hai ragione. Le mettiamo subito, signori, le mettiamo subito. Chi è stato? Chi è stato? Ora lo banniamo, ora lo banniamo. Poi c'è una cosa davvero nuova nel server. C'è un nuovo dio. YouTube anch'io. Seguimi, per favore. Ok. Ti seguo. Poi devo andare a leggere il testamento di Bimbo Brodino. Via Shrek. Ah, questa è la via Bini. Ok. Vediamo questa nuova divinità. Ragazzi, se non mettete le torce, madonna mia, vado da vostra madre e le dico che il loro figlio è un bravo ragazzo comunque. Che alla fine questo è un gioco e non ci fa niente. Perché non piglia fuoco? Mannaggia la pioggia. I miei occhi. Ciao. Che è sta roba? Allora, tridenti verso il cielo e gloria al Dorime Ameno. Le offerte vanno messe sulle slab qui sotto. Colui che batte e che ci tiene in vita. Spostatevi, per favore. Tempio del cuore del Dorime. Pregate Ameno. Ragazzi, siete il cringe. Io il groppone. Ma che è sta roba, regà? È un qualcosa di lieno? Perché a me sembra. Cioè, sta fluttuando nell'acqua. Non è normale questa cosa. L'unico che ho visto fare una cosa del genere era un calabrese. Il cuore del Dorime. Ma che cosa comporta questo? Che cos'è? Conduit power. Raga, cos'è conduit power? Mentre che me lo scrivete io mi soffio il naso. È un conduit, ti fa respirare sott'acqua. Grazie, però il naso me lo soffio comunque. E allora perché l'avete messo qua, brutte teste di cazzo? No, ragazzi, oggi sono veramente violento, mi dispiace. Chiedo veramente venia. Basta, oggi sto riposato. Madonna, vi ammazzo tutti, che c'è? Papa, 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 papa. Seguimi, ok. Dive, sei una cazzata. Sei una cazzata. I miei occhi. Mi sta vibrando il cellulare, aspettate. I miei occhi! Ma che cos'è questo materiale? Fammi uscire da qui!
Dio santissimo, regà. Era il paradiso, regà. No, essere in paradiso è tipo questo, regà. Cioè, ma che roba. Oddio. Sono in paradiso. Ecco, ecco. Chi è questo? Dive. Regà, sono in paradiso, regà. Che dire. Ma chissà come è fatto. Ah, è fatto con le item frame. Wow. Regà, questo vuol dire essere in paradiso. Poldo Spaccino is dead. Io, lo stesso effetto di un flash su Valorant alle 2 di notte. Capito? Paradiso. Dove mi trovo? Dove mi trovo? Dove mi trovo? Fatemi uscire! Fatemi uscire! Fatemi uscire! Aiuto! Ciao, Dive. Tu sei Dio. No, tu sei tipo Galactus. Guarda, guarda il coso che c'hai. Che blocchi sono? Sai che non lo so. Non ho idea. Potrei sbagliare a leggere. L'ho capito, bimbo. Dammi un attimo. Non ho idea di che blocchi sono. No, raga, non accetto più TP da ora in poi. Mi faccio prima un bagno nella jacuzzi e poi esco di casa. Anzi, mi faccio una dormita nella jacuzzi, meglio. Non puoi sdraiarti qui. Tu non puoi sdraiarti qui. Vedi che posso? Ecco. Sono entrato. Ecco. Questa è la... È il... In che senso? Ah, eccoci qua. E vabbè. Va così alla fine. Va così. Ah, Dive, sai, oggi il meccanico mi ha fregato i soldi. Quel bastardo. La prossima volta che lo incontro io la faccio pagare. Tu che mi racconti? No, mi dispiace per tua figlia. Non meritava ciò. Con penetrato con la vasca. Esatto. Ciao, Dino. Benvenuto in live. Comunque, questa è una copia EO, l'originale, davanti a casa mia. Di che cosa? La stanza Cristo Santo? Poldo, mi potresti aiutare con il circuito di Redstone? No, bro, oggi non ho tempo per farlo. Parere sul mendico giudiziario del tuo regno? No, fa schifo, raga. Ma dove sono? Voglio solo uscire da questo posto! Come si esce? Madonna mia, ma non c'è una porta, tipo? Ciao, Califfo, carissimo. Posso entrare alla Bama? Certo, è il conso. Me ne vado, io me ne fuggo traversalmente. Vado! Non ho l'elitra. Vado! Allora, andiamo a leggere sto benedetto testamento di Bimbo Brodino. Mi si è bloccato Minecraft. Sono morto. Ok, non sono morto. Ok, però ho mangiato almeno. Allora, vai a leggere la cosa dei cartelli davanti. Ok. Non c'è niente. Hai visto che avevo finito la torre? Sì, ho visto. Ora c'è la scritta Alabama. E tu, in questo modo, sembra che tipo noi siamo tutti i 5 moderatori e tu sei tipo l'admin che abiti sopra la scritta del Monte Rushmore. Madonna, regà, oggi state scassando il cazzo. Mi dispiace. Ma perché? Ma quest'uomo ha la mia testa. Quest'uomo ha la mia testa. Sì, io ho visto quello che è successo a Bimbo Brodino, ma non è da parlarne live. Comunque, avevo già visto a Bimbo Brodino, Allora, di chi dobbiamo mettere le teste? Allora, a Guy with the Keyboard l'abbiamo messo. Scrivetemi in chat chi ha bisogno delle teste. Allora, Stricco. Poi Nugget. Che è successo al server? Ok, ha avuto un momento, si è bloccato. Non so per quale motivo. Mi si era bloccato molto velocemente. Chissà che è successo. Skull e Nugget. Ma perché ogni volta che scrivo Skull mi si blocca? What the fuck? La mia non c'è, ok. Guarda, ora premo Skull e si blocca. What? No, ora non si è bloccato. Madonna. Il momento in cui possiamo lasciarlo. Aspetta. Sì, potete lasciarlo, Relux. La mia non c'è. Una low. Ok, Bramba. Ce l'ha. E il conso. Skull e il conso. Vedi, ogni volta che scrivo slash Skull si blocca. What the fuck? E poi dobbiamo prendere Pixel Editor. Allora, ce l'abbiamo. Ne manca uno? O le abbiamo prese tutte e quattro? No, le abbiamo prese tutte e quattro, perfetto. Andiamo a metterle.
Buonanotte, Boldin, io vado. Ciao, bello, ci vediamo domani alle 20:30. Oggi è venuto Brumatti nel ristorante di mia mamma. Cosa? Sei fortunatissimo. Ragazzi, vi ricordo che è vietato salire sull'albero, scendete. È scritto nelle regole. Giù. Giù. Non vi ricordate il casino che successe? Ecco. Ve lo potrei rammentare, ma poi mi sembrerebbe molto sbagliato. Allora, qua è tutto pieno? Iniziamo a metterle qua dietro. Va bene. Dannato Andrex, madonna mia. Ti sei fatto il computer nuovo e adesso prendi tutti sti poteri. Poldo, ma la mia testa... C'è, bro, sei proprio... No, ma vedi. Vedi, mi hai fatto sbagliare. Leonardo Bru. Questi comportamenti. La tua testa l'abbiamo messa anche senza che tu ti sei prenotato. E l'abbiamo messa davanti in alto. Guarda dov'è. Guarda dov'è, proprio qua. Voi quattro siete qua. James, Blue, Ferry e Leo. Tutti qua davanti. C'è pure un cavallo sotto di te. È un caso questo? È un caso che ci sia Juan sotto di te? No, non l'avevo notato, però. Effettivamente è molto accurato. Totally accurate. Poi, nonostante quello che è successo, mi subirò sempre da perché ti voglio un sacco di bene. Bimbo Brutino, ma rientra nel server, bro. Ecco, l'Elix è sull'albero. L'Elix hai 10 secondi per scendere. Dopodiché diventa ban di un'ora. Ricordalo. Salire sull'albero procura il ban. Ecco, bravo. Poi posso prendere legna al di fuori del villaggio? Certo, basta che poi ripianti. Basta che poi ripianti. Il leggendario Leo Cavallo, esatto. Posso rifare un ponte nel villaggio che non mi piace molto? Va bene, Luana, tranquilla, fai pure. Sera, ciao, Anuvolante. Nome molto accurato. Ma cos'è questa musica da anime, da Angel Beats? Allora, direi che dobbiamo un attimino riflettere sulla giornata. Lo faccio sul cesso. Ragazzi, cortesemente, chi apre la porta e ban. Ok, devo riflettere sul cesso. Allora, signori, come funziona? Comunque lo speciale 300 app sta andando avanti, sono a buon punto. Penso che domani se riesco. Poi mandamelo, che sono curioso di come ti è venuto in realtà. Come mi è arrivato un blocco di ghiaccio? 53 blocchi di ghiaccio. Allora, ragazzi, cosa vogliamo fare oggi? Ecco, qualcuno ha aperto. Vanno tutti quelli qua attorno, vi avverto. Mannaggia al Buddha. Allora, stavo dicendo. E oggi cosa potremmo fare, signori? Io avevo intenzione di fare Poldo Prete, che oggi ascolto le vostre confessioni di cose strane. Le leggo e vediamo un po' di confessarvi. E intanto sistemiamo la farm di Enderman, perché ce n'è una che deve essere rimossa. Quindi ho bisogno di molta gente che distrugge. That's how Mafia works. Avete visto cosa è successo all'Elix? Avete visto cosa è successo? Voi non volete che finisca così. Voi non volete che finisca così. Eh? E ora la cazzo di porta dov'è? Eh? Poi dovrei comprare un maglione di Natale stile metal. Sono indeciso tra Slayer, Iron Maiden e Metallica. Iron Maiden. Poldo Spaccino, no, che Poldo Spaccino. Zitto, rubo il pappagallo di Poldo. Bro, se lo fai, subirà le pene dell'inferno. L'Elix, rimetta la porta, per cortesia. Rimetta immediatamente la porta. Bravo. Allora, come mai oggi sei così violento? Non lo so, ragazzi, non lo so. Mi banni pera per 17 secondi, così giusto per... Va bene. No, poverino, non me la sento di bannarlo. No, non me la sento. Che cosa ha fatto di male? Se mi dici che ha fatto, forse sì. Però non me la sento, mi sentirei in colpa. Mi sentirei un carnefice sotto il tuo comando. Preferisco le mele. Mi sembra ragionevole. No, povero Pera. Poverino. Ciao Nova, come stai, bello? T'ho a posto? Allora, andiamo a sistemare questa farm di Enderman. Ho bisogno dei distruttori più potenti del regno. Ho bisogno di quelli più armati, non di un cretino che mi lancia patate e ossa. Che vi sembro? Per chi lavoro? E ho bisogno di distruttori nella farm di Enderman.
Prova a togliere il bloom dalle shader. Cos'è il bloom? Oddio! Oddio, che strano. È tipo Minecraft con le shader ma senza shader. È stranissimo. Oddio, che strano. Oddio. Aspetta, devo vedere la differenza col normale. Che dite, raga? È meglio con il bloom? O senza bloom? Meglio senza, dite? Oddio, però, non lo so. Troppo inquinamento luminoso con il bloom, dici? Dopo sta domanda non ti rompo più il cazzo. Dopo che poi mi scrivo punto esclamativo torneo in chat. Senza, perfetto. Mettiamo senza. Ragazzi, la smettete di dropparmi roba, per favore, oppure uccido i vostri parenti, grazie mille. Se meglio con il bloom è meglio. Non lo so, signori. Vedo che qua il portale del Nether è stato no, ma non c'è bisogno di proteggerlo da sto lato. O forse sì. Immagino di sì. Allora andiamo nel Nether, signori. Mannaggia il cazzo. Abbiamo messo queste porte perché in questa versione di Minecraft c'è un bug secondo cui se qualcuno muore all'interno del portale del Nether bugga il player e fa crashare il server. Sta cosa ci ha fatto crashare il server oggi e non si apriva più. Abbiamo dovuto contattare Game Hosting che ci ha detto "E cazzi vostri, pagate per se volete che ve lo risistemiamo". E quindi ci siamo ingegnati e abbiamo risolto bannando il player. E abbiamo risolto. Tutti a land, signori! Fanculo, andiamo in metro senza i kart. Corsa, corsa! Ma non posso usare l'elitra, mannaggia! Non mi fa usare l'elitra! E niente, vabbè. Ti voglio bene, Paul. Anch'io, bimbombrodino. Ma rientra nel server, bro. Che si chiama single trading. Andrex vuol dire che non ha impostato la scheda video. Come per Minecraft. Paul, come faccio a subarmi con Prime? Allora, dovresti mettere abbonati senza costi aggiuntivi. Lo trovi con abbonati, semplicemente. Secondo me con il blu... ok, l'avevo già letto. Comunque, grazie, Nova. Vuol dire che così è più guardabile per gli occhi senza che ti si distruggano. Quindi tutto il lavoro che ho fatto al portale è inutile. No, in realtà no. Mannaggia, che fastidio. Perché Pera è passato così veloce? C'è una cesta. Fuck. Che bullo. Che bullo, signori. Grazie, Poldo di Vibi. Ciao, tizio militare. Il problema è che se entro nel server sarei senza nulla e quel bravo ragazzo di Sputnik mi ha pure cacciato di casa. Perché Sputnik ti ha cacciato di casa? Non hai una casa tua? No, ragazzi, carte posateli nella cesta. Tutti a land, signori. Nice. Fuck, bene. Benissimo. Ok, è stata veramente funny come cosa. Mi succede spesso. Praticamente se giro la sedia, che si è rotta tipo il perno, mi si abbassa automaticamente. Ma perché non mi fa entrare, signori? Ora mi fa entrare. Ah, no, ero già entrato, sono stupido, lasciate stare. Buonanotte. L'avevo venduto e condivido con lui, l'ho pure pagato per entrare e lui mi ha cacciato. Ok, risolveremo sta cosa. Ma perché avete distrutto tutto, raga? Brutti pezzenti. Allora, signori, qual è esattamente la farm di Enderman che deve essere tolta? Io so che c'è la farm, quella là normale, che è questa qua, se non sbaglio. Questa è quella ufficiale, se non sbaglio. Poldo atterrato. Allora, questa è quella ufficiale o unofficial? Quella dove siete è quella ufficiale. Ok. Quindi questa qua è quella buona, tra virgolette. Allora, quindi questa è l'altra che dobbiamo distruggere?
Io sono quello che funziona. Sì, però l'altra è meno efficace. Qua mi pare che li lascia one shot, se non sbaglio. Andiamo a controllare subito. Questa qui è efficace. Questa cosa, specificate, questa si deve distruggere, questa deve lasciare in vita. Fatemi vedere, vado a controllare direttamente io. Distruggi quello ufficiale. Aspetta, in che senso? Quella dove gli Enderman non cadono è da togliere. Quindi questa, sostanzialmente. Poi mi scatto skin su Telegram, ma ora che devo fare? Non ho capito. Devi aspettare che uno dei moderatori ti inserisca. Però c'è Denom che ha la connessione esplosa, Aist che sta studiando, Prince che sta facendo le cose che fa Prince, ed Erva che è da Bertra, penso. Ok, questa è da lasciare. Quindi questa qua si deve lasciare, perché qua sono one shot, vediamo. Bro, se li colpisci con la spada non capisco! Sì, va bene, niente. Volevo capire, però qua non mi fanno capire. Sto male, tranquillo, tranquillo, Prince, non ti preoccupare. Allora, quindi questa qua è da lasciare, giusto? Distruggiamo questa. Ok, io sono nella farm, quella one shot, ok? TPA pera. Andiamo a vedere quella giusta, invece. Quindi questa qua è quella one shot. È vero, qua sono one shot. Ok. Ma non sono manco incazzati questi. Allora, quindi qua questa deve essere lasciata. E l'altra deve essere rimossa, giusto? Allora, signori, ho bisogno di qualcuno che mi fornisca delle chest vuote. Tante chest vuote. Tante chest vuote. Tipo 10 chest singole. 10 chest. Mi riuscite a fornire? Mi dedichi un Napoli? Napoli! Grazie a Kai with a keyboard. Ok, 11 chest, a posto. Allora, ragazzi, adesso, alla fine di questo tunnel, io metterò queste chest. Metterò queste chest in cui dovete inserire tutti i materiali che state raccogliendo da qua. Se cadete durante l'operazione, non vi assicuro che vi torno gli oggetti. Anzi, è sicuro al 100% che non ve li torno, perché sennò è un casino. Quindi state attenti a non morire, io vi avviso adesso. Se volete partecipare all'operazione smantellare la farm di Enderman, attenti a quello che avete nell'inventario. Ok. Benissimo, ne mancava una, però. Allora, buonasera Daffy Drock. Raga, come state? Che mi dite stasera? Che combinate di bello? Che avete fatto oggi? Che avete fatto di bello oggi? Allora, quindi, signori, io vi autorizzo a iniziare bene. Mi dispiace per Pera. Pera ha avuto la fine che Leo voleva. E dicevo, quindi, ragazzi, vi autorizzo a iniziare a spaccare la farm non da qua, ma bensì dalla fine. Schifo come sempre, niente di bello. Compiti, madonna, raga. Se partecipi posso darmi un po' di materiale per rifare il ponte? Sì, sono materiali che rimangono al villaggio. Poldo, mi hanno rubato l'armatura. Cazzo. Va bene, arrivo. Ho mandato per sbaglio a fanculo la prof di italiano. Bene. Io oggi sono uscito di casa e... Ah, scusami, bro. Sono uscito di casa per la prima volta dopo mesi. Sono andato in un centro commerciale. Ah, devo teletrasportarmi io. Un Gold to X Dragon. E dimmi, dove ti hanno rubato? Madonna, aspettate un attimo. Io sono uscito e mi hanno arrestato. Cosa? Calmi, calmi. Boh. Ma come boh? Ma che vuol dire boh? Ti hanno rubato l'armatura. Ma dove? Boh. Ma che senso?
Ma come non lo sai? Ma allora sei sicuro che te l'hanno rubata? Io pure urlavo che mi avevano rubato il piccone, invece era in una mia cesta. In che senso? Aspettate, ragazzi, vi do io il via per distruggere. Guarda accanto al portale del Nether. Oddio, ci devo tornare. Dopo ci torno e lo vedo. Credo Fuli. Chi è Fuli? Fuli. Non c'è nessun Fuli nel server. C'è Fasoli Leonardo, se vuoi. Dragon, appena hai informazioni da darmi, io torno. Perché se non mi dai la cesta dove te l'hanno rubata e tutto, non lo so. No, ho sbagliato, cazzo. E ragazzi, chi c'è alla farm di End? Dive, mi sto teletrasportando da te, occhio a non farmi cadere. Dive. Sì, Dive. Ok, eccomi. Ok, raga, potete iniziare a distruggere. Liberatevi l'inventario. Ecco, io ad esempio non c'ho l'inventario libero. Me lo devo liberare. Oggi un signore mi ha chiesto, ti do un euro per 10. Ho accettato, ma in che senso? Fatto lo so. Fulo. Bro, non scrivere in caps, tranquillo, li leggo i messaggi. Andiamo da Dragon. Arrivo. Mi sono uscito, mi hanno arrestato, ma poi sono scappato sparando alle gomme e arrampicandomi sotto un ponte. Bro, calmati. Calmissimo. Ma questa è casa di Filo? Sì, tranquillo, tranquillo, dai, tranquillo. Ma questa è casa di Filo, bro. Questa armatura è stata posizionata 80 giorni fa, ne sei consapevole? Però l'elmo no. Bro, è stata posizionata 80 giorni fa. Non è che se trovi un'armatura di diamante in uno stand allora te l'ha rubata. Capisci che è un po' improbabile? Non capisco. Non sto capendo questo furto, ragazzi. Ho sparato a un gabbiano donna. No, bro, calmi, 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 calmissimi, calmissimi. Allora, stasera facciamo Poldo Prete. E vi confesso, signori. Vi confesso e sono pronto per sentire i vostri peccati ed eventualmente aiutarvi. Tanto da qua me ne vado perché... Ci mancava solo la confessione. Ah, tanto dovevo attivare l'acqua, me lo sono scordato. Mi sono dentro casa a rubare un bravo napoletano. Bene, benissimo. Poldo stava a casa mia. Eh? Bro, quella cosa è stata posizionata 80 giorni fa da Filo. Per così confuso si colpisce. Ma non ho capito, non sto capendo. Ciao Lollo, ciao carissimo. L'armatura. E l'armatura è stata posizionata 80 giorni fa. What? Dive. Oggi sono morto 17 volte su sto server. Bene. Possiamo tutti sti minerali che c'ho? Anche se non so nemmeno come ce li ho. Bentornato Lollo White. Bentornapoli. Bentornapoli. Bentornati. Ho capito. Bro, smettila di scrivere in caps, ti sento. Non c'è, se scrivi in caps non è, non urli. E devo andare a posizionare questi qua. E ho un botto di smeraldi. Film preferito, Birdman di Inarritu. Rubatemi il lavoro, sono io quella che muore. Addirittura. Li porti poi in posti segreti. No, no, calmi ragazzi. Ma quindi nessuno oggi si confessa con Poldo Prete? Non ci si può tippare nell'End Pixel. Nessuno oggi si vuole confessare. Ragazzi, oggi siete veramente tristi. Io devo recuperare. Fuck. Veditelo, 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 veditelo. Non mi piaceva sta canzone, era molto... era poco chill. Ciao Corrado, come stai? T'a posto? Meno male.
sta a casa ieri. Ho capito, sta a casa ieri l'armatura. Bro, davvero, io non sto, io mi sto impegnando per capire che sta succedendo, ma non capisco. Però ammetto che essere bocciato e aver lasciato la scuola è stato bello. Fuck. Kevin chat punto esclamativo server MC. Allora, Dragon, io capisco che ti hanno rubato l'armatura, però mi devi dire in che cesta ce l'avevi. Devo capire in che cesta ce l'avevi. E perché così posso vedere il log. Quella è un'armatura posizionata 80 giorni fa. Ciao Dis Channel. Oggi ho scoperto che la mia crush è lesbica dopo 5 mesi che gli andavo dietro. Ma questa non è una confessione. Tu non hai fatto niente di male. Questa è solamente una tristezza in realtà. Allora, dobbiamo andare nel portale del Nether a smantellare. Sì, al portale del Nether. Vieni a casa più. Arrivo. Fammi posare ste cose. A posto, mi sono liberato. Andiamo. Poi voglio confessarmi. Ragazzi, scrivetemelo in chat di Twitch e vi confesso. Ciao Danix15. Ascolti Rihanna Grande. Molto bello. Ah, slab spaccata. Slab spaccata. Chi è stato? Chi è stato? L'Eliux. No. L'Eliux, che hai fatto? L'Eliux, che hai fatto? L'Eliux, che hai fatto? Che hai fatto, L'Eliux? Che hai fatto, L'Eliux? Voglio confessarmi. Vai, Nugget, dimmi, carissimo. Allora, andiamo da Dragon intanto. Stava sull'armor stand. Ok, vediamo chi ha rotto l'armor stand. Perché posso sedermi? Ah, sono scale probabilmente. Coin spect. Vediamo chi è stato, Dragon. X-Dragon ha rotto l'armor stand. Ah no, Creeper ha rotto l'armor stand ieri. Creeper ieri ha distrutto la tua armor stand. Vuol dire che è esploso un creeper qua che ti ha distrutto l'armor stand. Questo durante l'esplosione di un creeper, gli oggetti esplodono e possono essere distrutti. Quindi mi dispiace, ma non è stato nessun player. Se faccio back cado nel void. Prima che mi hanno distrutto sotto i piedi. No. Ragazzi, chi c'è nell'end? Comunque molto probabilmente la tua roba ce l'ha micchita. Io Poldo mi sto tippando da te, pera. Tippia, pera. Poldo, sono caduto. Mi dispiace, Bramba. Ma cos'è questa musichetta scile in sottofondo? Poldo, sono andato a picchiare un mio amico perché aveva detto che Shrek faceva schifo. Dai, raga, vogliamo confessioni serie. Allora, qua state iniziando a spaccare, vedo. Grazie mille. Però, perché là l'avete lasciato? Meno male che c'ho il piccone per le foglie. Ok, là ci pensi tu. Allora, quindi, ragazzi, ascoltiamo le confessioni. Ragazzi, l'acqua la bevo, però appena si accumula. Ne bevo un po' alla volta. Come sta? Ha fatto qualcosa di nuovo? Ma questa non è una confessione. Occhio a non scavarci sotto i piedi, non scaviamo negli stessi punti, per favore. Non ci sono i cartelli per la stazione, qualcuno potrebbe trasportare nel land? Sì, tipa di Dameliac. Ho pisciato nel bidet. Sei quello intelligente alla famiglia, immagino. Sono arrivato ora, dobbiamo confessarci. Sì, ragazzi, se volete confessarvi sono qua per ascoltare i vostri peccati. Che avete commesso di cui vi pentite nell'ultimo periodo? La mia confessione è che sto per uscire con il mio ragazzo. Mento a mio padre. Ovvero? Perché menti a tuo padre? Se sei morto, ecco i tuoi oggetti. Bene. Grazie. Madonna, quante ender per lo. No, io queste le butto, ce ne troppe, raga. L'ender per buttate le tanto si farmano facilmente. Guarda quante. È divertente però. Guarda, le sto lanciando all'infinito. A posto. Okay with the keyboard. Accettiamolo. Mo casca tipo nel void. No, ok.
Invasione di Ender, per madonna mia. Ok, qua ce n'è altre. Madonna, che sta succedendo qua? I calabresi ci danno fuoco. A posto. Ok, io inizio a spaccare quel tetto. Poldo Prete, ho giocato a Minecraft. No, questa non è. No, no, dai, faccio io. Tu continua. Spaccali di lato in caso. Quel tetto lo faccio io, tanto non ha senso farlo in due. Tu spacca di lato. Bro, non hai capito un cazzo. Di là. Grazie. Poi è di sotto la mia più grande invenzione. Meno male che non è di sotto l'altra farm vanette. No, infatti l'altra farm vanette. Ma poi, oddio, tua invenzione. L'avevo una farm di Enderman così, l'avevo vista, mi pare, da Fieric. Una volta è andata al funerale della nonna di un'amica. Lei, dopo il funerale, ci ha invitato a prendere i panini del morto. Che vuol dire i panini del morto? Va bene. E il giorno dopo sono andata e mi ha dato i panini e lei mi dice: non so cosa ci si sento, spero ti piaccia. E poi io dico: non ti preoccupare, mi mangio anche i cadaveri. Questa è la mia confessione. Bro, io sono sicuro che il grande dio Shrek può perdonarti, quindi non demordere e non farti buttare giù. No, Guy with the keyboard, spacca di lato piuttosto, tanto qua ce lo faccio velocemente. La mia confessione è che da bambino ho fatto la cacca nel prato del mio vicino e ho dato la colpa al cane. Ma chi era? Dado. Bella per Dado. Mi dispiace. Mi dispiace. Qualcuno mi sa che ha appena perso l'inventario. Aia. Credo che qualcuno stia per leftare nel server e urlare. L'ho proprio visto cadere. Non avevo nulla. Ah, meno male. Pensavo che avevi tipo l'elitra o qualcos'altro. Dato è uscito. Ho rubato un cono stradale e l'ho chiamato Jim. E qui nella mia stanza l'abbiamo portato a sponzare nel mare in estate. Bro, allora non è una confessione questa. Se sei fiero, devi pentirti. Però tranquillo, Dio Shrek può sempre aiutarti. Mi confesso, ieri uno ha detto che The Final Candle era The Queen. L'ho infamata, poi mi ha detto sta calma e l'ho picchiata. Bro, tu sei tremendo. Sei uno dei peggiori. Giù. No! Madonna! 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 Ah! Ah! Regà, non ho mai avuto così tanta paura in vita mia. Non ho mai avuto così tanta paura. Vi giuro, mai avuta così tanta. Poldo, sono fiero di te, bro. Mi sono salvato la vita. Sono salvo. No, non puoi capire. No, non puoi capire. Meno male. Mi confesso, una volta durante le vacanze in Sicilia, a Marina di Ragusa, ho dormito insieme ad un ragazzo più giovane di me. Spesso e volentieri lo toccavo nel sonno, ma lui non sa nulla. Dovrei dirglielo. Piccolo Leo, sono sicuro che il dio Shrek potrà perdonarti. Ma ti sei mai fatto la domanda che magari a lui andava pure bene? Non te la sei fatta questa domanda? È pericolosissima. Pera, no, aspetta, mi metto là sotto. Nessuno vuole più distruggerla sta farm, immagino. Dopo tutti i danni che sono successi. Jingle, grazie mille, Prince, grazie di cuore, grazie di cuore. Campane, se faccio così non succede niente. Ad ogni modo, oh, siamo tipo a 10 non succede mesi niente. No! Ma chi è che il mona che spacca i blocchi, che li mette? Dio, vuoto, Dio. PS.
Ciruno. Aiuto! Ciruno. Fatemi uscire da qui, sono così giovane! C-E-R-A. Scusami, Leo, rispondo subito alla tua confessione. Dicevo, ma oltre al pentirti, perché comunque non so se ti stai prendendo, ma devi anche pensare che magari a lui è pure piaciuto. Quindi non devi, il tuo cuore non deve farsi abbattere da questi pensieri, diciamo. Cioè, non è impresa di dire in città, enjoy it. Va bene, bro, ora vediamo a vederla. Mi sa che non la devo spaccare questa ancora. Immagino di no. Ho abbandonato una Dolei per ascoltare Cell. Qualcuno qui ha problemi. No, non l'ho t'ho guardato. Mi chieda, accettiamo, mi chieda. Poi l'ho scavato dritto per dritto in basso e ho trovato i diamanti. Faso, minchia, sei un pro. Ciao, bello, grazie. Io ho una confessione, ma se leggi il mio resub... Perdonami, io non lo sento, è un bug. Jingle campane, ninnono per tutto... No, come server closed? Vabbè, grazie ragazzi per essere... Che è successo? Ah, che è successo? No, minchia, se è di nuovo Mick lo banno. Se è di nuovo Mick lo banno. Ragazzi, scusatemi un attimo, devo andare a vedere i log. Scusatemi un attimo, devo andare a vedere i log di Minecraft. Devo andare a vedere i log del server. L'idea di rientrare in questo server. Dai, Bimbo Brodino, ti aspettiamo, bello. Poi tu sei entrato e è morto in un portale. Che è successo? No, Leo, sei stato tu. No, 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 vabbè, dai, no. Non so che non sei stato tu, però... È successo tipo questo. Ci sono i alieni! Grande scherzone. Allora, intanto lo avviamo. Accesso file FTP, andiamo a vedere perché è crashato. Grazie per i 10 bit. Polder in una slab dell'end, speriamo bene. Allora, vediamo che è successo. 18 alle 20 e 33 è l'ultimo crash. Cosa? What? Non credo sia quello, perché quel crash era per colpa di Mick Ita. Vediamo. Madonna, poi quelli di Game Hosting che non mi rispondono, tutti vaghi su sta roba. Hey, Minecraft, ok. Block Bing Ticket. Atticcato un blocco. Com'è possibile? Nell'end. A che altezza? Spawn location? What the fuck? Block location nel mondo. Ah, nel mondo normale. A 12.0.100. What? Per un attimo mi ha fatto entrare. Non so che è successo, raga, devo essere sincero. Non so che è successo. Non so veramente che è successo. In circuito redstone. Boh. Non lo so. Vabbè, rientro nel server, poi devo capire cosa è successo. Perché non è la prima volta. Devo pure... Non so. Tickad praticamente si bugga letteralmente. Praticamente si blocca e non ti fa entrare. Ah, è proprio chiuso. Bene. Ci sono i alieni. Poi il problema è un circuito di redstone. Non lo so. Poi devi vedere mai. Sai, Minecraft c'è scritto così. Dici? Andiamo a vedere. Ah, c'è la possibilità che mi si blocchi. Che si blocchi leggermente la live mentre apro Minecraft, ragazzi. Non vi. State tranquilli. State tranquilli se si blocca la live. Ok, dovrebbe essere tornato. Lagga la live. E ho detto questo un secondo fa. Ok, ora non dovrebbe laggare più, signori. Infatti già sta andando a scatti. Leggi il mio resub prima che esploda la testa. Aspetta. No, regà, non mi fa entrare.
Si chiama The Passenger, Jonathan, di Iggy Pop. Non va. Non va. Va. Che palle! Ma perché fa così schifo oggi? Oh mio Dio. Beh, a costo che proviamo a copiarci la mappa, dobbiamo cambiare ostrica. Questa cosa va risolta però. Sì, ma non capisco. No, davvero, io non capisco. Non capisco il perché di sta roba. Non capisco veramente il perché. E oggi pomeriggio ho smattato. Ho smattato veramente per risolvere sta puttanata. Veramente, stavo impazzendo a momenti. Stavo impazzendo. Che palle. Poi durante la live proprio deve crescere. Grazie, bello. Ciruno. Ma non mi dà il motivo del crash, ragazzi. Non mi dà il motivo del crash, non capisco. Però il server è avviato. Ma il server è avviato. Il server è avviato, regà. Server closed. Entra qualcuno nel server e crasha letteralmente. Bene. Io stasera spacco un sito, regà. Stasera spacco un sito. Praticamente è entrato Dragon ed è crashato il server. Prova a chiudere e riaprirlo. Sì, poi non c'è nessun mod stasera. Allora, abbiate provato ad avviarlo. Ci sono i rieni! Perché io sono ancora quella merda di game hosting? Bella domanda. Quando, oggi parlavamo di backup per sistemare il server, 10 euro. Pago 30 euro al mese. Cioè sto, grazie Denom. No, non riuscite a vedere il motivo per cui è crashato. Perché da me dal file FTP non mi fa vedere il motivo del crash. Se vado su Crash Report, l'ultimo crash risale al 18 dicembre alle 20:38. Sto fanno a riavviare. Usa Aternos o Server Pro? No, ma che Aternos, bro? Posso consigliare un host che serva simpatico? Si è riavviato, ora va? Funziona? No, ancora non è avviato. Server stopped. Questo crash è stato salvato. Però se vado a vedere tra i file crash non ci sono. Non va. E il bello è che il coso è stato offline per non so quanto tempo. Dai, cazzo, ma dammi il motivo del crash, Dio santo. Dammi il motivo, pezzo di merda. Voglio capire perché è crashato. Mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace davvero da morire. Andiamo a fare una speedrun in vanilla. Non so che dirvi. Penso si sia buggato Dragon. Perché quando entra Dragon crasha? Se non entra Dragon... Scusa, è entrato Dragon e l'ha fatto crashare? A me neanche me lo trova come giocatore che è entrato. E se si cambia host si riparte da capo, sì. Sì. Che famo mod? Proviamo ad avviare il server? Proviamo ad avviare il server? Apri DS. I log li dà. Da dove li trovo i log? Sulla chat? Facciamo Fortnite, minchia, sì. Giochiamo a Fortnite. Allora, aspettate un attimo. È crashato il server, sì. Non si sa per quale motivo. Si è buggato un player, tipo. Però sta cosa è impossibile, è impossibile. Supporto zero, veramente. Postate voi il server da soli. Questa è una cazzata. Questa è una gran cazzata. Sto aprendo Discord, vediamo come va. Non dovete neanche pagare. Bro, capisci che un modem non può reggere 100 persone?
LFTP e Crash Report da Discord. Da me su Crash Report l'ultimo risale a 18 dicembre alle 20:40. Non ho altro. Ma non è che tipo il fuso orario. Vaffanculo, è un'ora indietro. Vaffanculo. I'm sorry, Dave. Vediamo che è successo, raga. Sostanzialmente qua mi dice che c'è un block che... un block Bing Ticket. Un blocco che si è buggato. Si trova in questo chunk. Nel mondo, a meno 13, 0-100. Voi vedete che la Shulker Box che ha messo... che ha messo dato? 18 dicembre. Perché da me segna 21:43. Sarà che c'è tipo un'ora indietro. Poi il file in fondo. Può essere. Non lo so. Per un blocco. Qua mi dice block Bing Ticket. Non mi dice Dragon. Non c'è il suo nome nel log. Se io cerco Dragon non mi spunta. Non mi spunta assolutamente. È un blocco che si è buggato. Non lo so. Ed esplode tutto per il blocco. Sì. Il bello della diretta. Ma vaffanculo sta diretta di merda. Vado. Discord non si apre. Niente, raga. E dentro Minecraft il server è down. Sì, è appunto, bro. Stiamo facendo questo. È successo poco fa. Non so il motivo. Non so come entrare. Quindi lui era con me. Non lo so. Posso provare a cercare su Google, raga. Block Bing Ticket. Ma per un blocco ne devono crashare. Boh, non lo so. Ticking block entity solved. Ok, you can load your save backup first into MC. No, dobbiamo usare i backup. Dobbiamo backuppare il server. No, raga, io mi sparo. Devo pagare 10 euro per fare un backup. Cristo santo. Che situazione di merda, raga. Che situazione di merda. Privata. Ci sono Denon. C'è scritto su Telegram, Denon. €30 al mese, signori. Quando è l'ultimo backup? Mai. E non mi fa aprire DS, è buggato quando sono in live. Lo devo aprire prima che starto la live, se no non si apre. Non lo posso aprire. Will probably be loads. Devo upgradare allo... No. Non so. Posso provare ad avviarlo e provare a entrare io. Ragazzi, per i giocatori, non entrate nel server. Non entrate nel server, non entrate nel server. Voglio provare a entrare io e vedere che mi dice. Voglio proprio vedere il messaggio. Si sta avviando. Ah, hai trovato la soluzione. Hai trovato la soluzione, bro. Lo faccio subito. Raga, forse abbiamo la soluzione. Forse abbiamo la soluzione, signori. Non demordiamo. Allora, fermiamo il server. Accesso file FTP. Prova questo. Forse abbiamo la soluzione, signori. Config folder. Forge. Ma noi non abbiamo Forge. Non abbiamo manco config. Se non va, ammazzami. Mi ha dato false speranze perché questo è Forge. Come diceva Maietta, Suicide Silence. No, mi dissocio, però... Ciao, Mary, benvenuta. Region Fixer. Cos'è Region Fixer? Non so che fare, raga. Non so che fare. Non lo so. Non lo so. Gioco server di merda, guarda. Sono impazzite da ste cose. Addio al 7. Eh già. Allora che vogliamo fare, mo?
Mo che si è buggato il server. Sarebbe un peccato anche ricominciare. No, raga, se perdo il server e ricomincio da capo è finita. È finita. Quello che mi esce è provare a entrare. Ciao Dive, ciao Dive. Anche a Bertra è esploso il server. Pure a Bertra è esploso. Allora è Minecraft, dici? Oh, che palle. Aspetta, 13.0.100 è vicino al dojo? Allora, ticking block. Ticking block e crash è generalmente causato... Ah, lo stesso di un'entità che ticca. A differenza che con questo crash è relegato a un blocco e non a un mob, ok. Questo è generato da blocchi speciali aggiunti da mod, quindi è un blocco moddato. Noi non abbiamo blocchi moddati, regà. Ciao, le mortacci, carissimo. Aggiunto da, da una mod. Raccomandiamo di rimuovere delle aggiunzioni. Sarà che è stata... Le teste... Command block, no, non penso. Hai log prima del crash? Sì, raga, scrivo a Game Hosting. Scrivo a Game Hosting nella speranza che non sono chiusi e mi rispondono subito. Nella speranza che non sono chiusi, raga, perché sennò è finita. Supporto. Scrivo a loro, magari me lo riescono a fixare. Boh. Boh, veramente. I messaggi leggili. Però fare set block, blocco bucato, air dalla console. Ok. Il problema è che quando entra un giocatore e si chiude. Quindi ragazzi, per favore, non entrate nel server. Non mi idea. Set block coordinate. Set block. Coordinate air. Ok, e là devo aggiungere le coordinate. Ok, proviamoci. Ragazzi, sto avviando il server. Vi prego, non entrate. Non entrate nel server perché dobbiamo fare questa cosa. Vi scongiuro, davvero. Allora, e no, questo è quello vecchio. Ticking block, questo? Block being ticked, ok. Era meno 13, 0100. Quando togli le teste se entri nel server. Sono le teste, dici? Le coordinate come devo scriverle, ragazzi? 13, staccato 0, staccato 100. Ah sì, se è un blocco buggato crasha comunque, deve rimanere a zero perché il chunk dello spawn è sempre generato. Speriamo. Ok, quindi X staccato Y staccato... Ok, 13, 0, 100. Non sono le teste, dici? Non sono vicine ai portali o nulla. Meta tipo confusion, quindi è proprio il server che è dead. No ragazzi, non entrate... No, come stop server? Chi è entrato? Proprio se... Raga, non si apre, io non posso... Non posso proprio... Farlo. Tipo come se si bloccasse improvvisamente. Ma non è un blocco corrotto. Le avevo messe molto tempo prima, appunto. Quindi secondo me non è il, non sono le teste. Entra per comando in game. Non mi fa entrare, ragazzi. Crasha prima che si avvia. Mi sa che genera pure se sono zero persone. No, ma non è qualcuno che entra nel server, ragazzi. Se lo faccio, che succede? Set block 13, 0, 100, air. Yeah. Ma qua mi spuntano messaggi di errore. No, io non capisco niente. Muore il server. Appunto, genera il mondo corrotto. E questo è il problema. Io sto spammando il comando nel tentativo che magari prima che crasha riesce a mandarlo. Qua sta salvando i chunk. Ci riesco, ragazzi. Ci devo riuscire. Ci devo riuscire. Devi fare Minecraft 2.air. No, server stopped.
devo scrivere a Game Hosting. Non so che fare. Salve, nuovo problema. Il server non si avvia più. Ci risulta un block ticking a coordinate 13, 0, cioè era 13 o meno 13? Era meno 13, benissimo. Meno 13. Giuro che mi faccio rispondere da quelli di Game Hosting. Tra l'altro è pure finita la musica chill, per farvi capire. 0100. Come posso fare? Forse un'idea su come sistemare. Vai, sparate ragazzi, se avete soluzioni. Ma dopo hai voglia di venire su DS per parlare di quella roba il 26? Vediamo. Sto tentando di risolvere il server che è crashato. Forse hai un'idea su come sistemare. Vai, spara. Non si può agire con il server chiuso, purtroppo. Speriamo che mi rispondano. Speriamo che mi rispondano subito. Poi non hai tipo i comandi per Word Edit. Ragazzi, il server non si avvia, quindi anche se io clicco avvia, chiude subito. C'è un attentato, madonna. Quindi devo scrivere slash, come cazzo era? Era slash set block e coordinate Minecraft 2.r, giusto? Non puoi mettere la whitelist? Sì, potrei, però non è questo il problema. Non è un server, non un player che entra. È un programma esterno, modifica la mappa. Tu dici di scaricare la mappa? No, perché poi si bugga. Poi si bugga, secondo me. Voilà, vai sulle impostazioni di Minecraft. Metti il render del chunk al minimo, così il chunk del blocco corrotto non si genera. Il problema è che è proprio allo spawn. È inutile questo. Voi dite di scaricare la mappa. Posso provarci, raga. Non so. Dopo questo non so più che fare. Scarico la mappa in dov'è? Mondo nuovo si chiama. Mondo nuovo, la devo scaricare. Come si scarica? No, non me la fa scaricare. Ah, no, ci devo. Vaffanculo. No, non me la fa scaricare, raga, ma stai scherzando. Devi pagare 10 euro per scaricarla, probabilmente. C'è il tour di riparazione di Multicraft. Dove sta? Anzi, scrivimi in privato. Quel blocco a mano. Dici? Denom, scrivimi in privato che devo fare per il tool di... Il tool di Multicraft. Forse è level.dat? Sì, è illeggibile. Che nervoso. Devo cliccare run repair tool. Proviamo a cliccare run repair tool. Questo so quando è competente. Fermo. Ok. Controlla la console per i dettagli. Scanning region. No files to scan. Sta scannando il server, ragazzi. Scanning region file. Boh. No, si bugga al 100%. Poldo leggi under. Ho letto. Prima vediamo. Un posto diverso dal chunk del blocco corrotto. No, il problema è che il chunk di bug, il chunk di dello spawn è sempre lo stesso. Secondo me non funziona. Appunto. Tipo quello di Windows che dice risolvi i problemi. Allora lo fermiamo. Topping server. Beh, anche se clicco stop non si blocca. Skyrim, supporto tecnico, ecco. Mi dispiace Alex, ma purtroppo c'è stato un crash del server. Dobbiamo capire come risolverlo.
Non c'è un'impostazione che ti fa generare in un posto diverso del chunk del blocco corrotto. Il problema, ragazzi, è che non è dove spawni. Il problema è che il chunk di spawn si carica a priori. Quando ci esce il desktop, no, perché ci sono dati che non posso farvi vedere. Di fare clic su per chiudere quella pagina. Se mando il testo di fare i canederli, vengo preso a calci dai mod. Probabile. Ragazzi, il server non si avvia più. Non c'è proprio più il tasto avvia. Quando non puoi fare due chunk di rendering. Ragazzi, è il chunk di spawn. È il chunk di spawn. Vai, Iceman, speriamo. Ok, si è fermato. Si è fermato. Lo scan l'ha fatto, immagino. Proviamo ad avviare. Proviamo ad avviare. 10 euro per riavviarlo. Capito, capito. Grazie, Limortacci, apprezzo anche questo. Allora cambia la world spawn. No, raga, ripeto, non è quello. Anche se cambia il world spawn, il chunk di spawn è sempre quello. È come quando Windows, quando risponde a un programma, dice segnala il problema. Esatto, esatto, è proprio questo. È proprio esattamente questo. Allora, ho provato a fare l'avvio. Dopo che ho avviato il run repair tool del cazzo là. Sarebbe molto divertente se il run repair tool tipo è per resettare il server e non l'hanno specificato. Me l'aspetterei da game hosting, guarda. O da multi, che cazzo è. Mica c'è la possibilità di perdere tutto, signora, c'è questa possibilità. Limone, signora! Ciao Albatrox, bentornato. Mi dispiace per il tuo server faccina pensierosa, pugno chiuso, carnagione chiara. No, è crashato. Non so che fare. Game Hosting non mi sta rispondendo, immagino perché sia tardi. Non so che fare. Signori, ho finito le idee. Ho finito le idee. Posso provare a... non lo so. Signora, i limoni, signora! Grazie, Mary. Grazie di cuore, Mary. Grazie di cuore. Grazie. Una matata, ragazzi. Ben ritrovati dal vostro Twitch Gamer 89. Ha regalato la sub a Muse, è vero. Grazie di cuore, grazie di cuore. Davvero, grazie mille per queste due sub regalate. Grazie, 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 grazie. Gioca a Flappy Bird. Minchia, poi mi partono i porno come durante il video originale. Scaricare il server. Risolve il problema allo spawn e si riscarica il server riparato. In breve con un messaggio. Io veramente, raga, provo a riavviare sto run repair tool. Che forse si è buggato prima. Dovevo essere bene il server e poi fare il tie. Allora, il problema, raga, è che il server proprio non si riavvia. Il problema è che proprio il server non si riavvia. Ma un backup del server non lo hai. Non si può fare, devi pagare. A quanto pare. Raga, conto ha chiuso tutto. Come ha chiuso tutto? In che senso? Io sono uscito poco fa, che vuol dire? Hai Sea of Thieves? Sì, potrei scaricarlo, ma non lo so. Direi che ci lavoriamo in questi giorni. Intanto fai altro tipo Guitar Hero. Vediamo, provo l'ultima, se no. Provo l'ultima, se no. Vediamo che fare, raga. Grazie, Briar. Grazie per i 100 bit. Bello, grazie di cuore, grazie di cuore. Zona rossa è il 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 1, 2, 3. Ah, ok, ok. Per evitare assembramenti dei calabresi durante le feste. È game hosting, sì. La Bama 2.0, no, raga, manco se ne parla. Il resto zona arancione, fuck. Vedi che fa bene, sì, dai, bevo un po' d'acqua. No, perché loro hanno tipo dei backup che si salvano loro e ti fanno pagare per averli. E puoi fare tutto da capo. Bro, non si riavvia, questo è il problema. Se per caso il server va appeso, lasci Minecraft? Sì, ve lo dico. Ve lo dico. Solo da me chiudono alle 20. Boh. Beh, andiamo su Hypixel, probabilmente.
Faccio insieme. Ci sono i alieni. Dai, anche il DS ha problemi sti giorni. Vabbè, ma Discord perché mi pare che è stato hackerato. C'è un server in cui ci possiamo tipo raccogliere tutti quanti e fare tipo una vanilla? Tipo, che ne so, un server i faction in cui stiamo tutti insieme e lo raidiamo, stiamo tutti tipo accucchiati. 2TB, no, 2TB no. Oddio, 2TB? 2TB, oddio, ma sai che? Ma sai che? Fear Games è pieno. Ah, fuck. Ma sai che Fear Iglesias? C'è ancora Iglesias Craft, regà. C'è ancora Iglesias Craft. Ci sono due giorni di coda, minchia. Ma Iglesias Craft c'è? No, è chiuso Iglesias Craft ormai. È pienissimo. Credo ci siano giocatori in coda. Allucinante, allucinante. Pazzesco comunque. È aperto a tutti, lol. Trollandia. Cos'è Fearcraft? Fearcraft. Come si... Fearcraft o Fear Games? Prossima live prendiamo lo salva, minchia. Fear Games si chiama? No, un italiano. Il portale ufficiale di Fear Games. Ci sono 1422 player. Ma sai che... è un server per poveri. Ma sai che... mcfiargames.it. Ma sai che... ce l'hanno la vanilla su Fear Games? Ce l'ha la vanilla Fear Games? Ci sono i alieni! Grazie di cuore, Zerbino. Vanilla Project italiano. Cos'è Vanilla Project? Sì, ci sta. Vanilla Project? Ah, è un nuovo vanilla puro, wow. Carino, però no. Io voglio cazzeggiare stasera, raga. Stasera c'è la vanilla anarchica. Ho cambiato il titolo della live in Vanilla Anarchica. Signori, andiamo tutti su mc.feargames.it. Stasera si fa la vanilla anarchica. Stasera vanilla anarchica, direttamente. Stasera vanilla proprio anarchica. mc.feargames.it. Boh, io entro. mc.feargames.it, signori, è il comando slash login. Ma? Che vuol dire il comando slash login? Va bene, aspettate un attimo. Immagino che non me lo censura. Immagino che non me lo censura, quindi devo un attimino togliere. Credo di avere una password. Se ci sei stato troppo tempo per dimenticarti. Oh, bocchino a Mammed, ma fammi entrare. Slash login. Che ne so! Password non corretta. Reset.fiargames. Ok, resettiamo. No, vuol dire che devi creare un account. No, devo resettarmi la password perché mi dice login, non registered. Reset.fiargames.it. Grazie, ragazzi. Per settare la password devi andare qua. Tramite Minecraft. Ah, ok, tramite Minecraft. Ok. Poi da che ora finisci? Non lo so, sono incazzato stasera. Devo far vedere chi comanda. Scusate un attimo che devo recuperare la password di Fear Games e non posso farvi vedere. Perché probabilmente è entrato qualcuno. Perché SP mi pare, eh. Raga, sono nel lab, aspetta, devo recuperare la password. Devi seguire il comando unregister. Riconnettiti. Poldo totalitarista. Ah, register e... vabbè. Ok, ci sono. Penso che un SP si sia fatto un account col tuo nome, pezzo di merda. Eccoci qua.
allora, benvenuti signori. Ma quanti siamo? Ma dove sono tutti quanti i miei amici? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno dei miei amici qui. Allora signori, entrate su Fear Games e andate in Hub Vanilla. Vanilla Hub 2, ok, Hub 2 Lobby menu, intanto Hub 2, incontriamoci in Hub 2. Incontriamoci in Hub 2, che immagino ci sia molta gente. Immagino ci sia molta gente. Dove sei? Che palle, sta scritta in mezzo alle palle. C'è, ci sia molta, immagino ci sia molta gente, però lagga schifo. Però c'è abbastanza gente, c'è banana enorme. Ma perché se menano? Oh, oh. Come si entra? Devi inserire l'IP mc.feargames.it. Hello boys, allora andiamo per la vanilla anarchica, signori. Ragazzi, mc.feargames.it. Vanilla anarchica stasera, vanilla anarchica. Prendete la, che cazzo è la bussola, e andate su vanilla. Cavolo, deve entrare con la 1.16.4. Vaffanculo. Allora andiamo ne... Dove andiamo? Che non c'è, si può fare la vanilla? Non c'è uno che possiamo fare che non è vanilla. Fazioni. Modalità di sopravvivenza a gruppi. Entra e collabora con altri giocatori. Crea due fazioni, diventa giocatore più forte del server. Fazioni. Allora andiamo in fazioni, signori. Andiamo in fazioni. MC.FearGames fazioni, signori. Ah, vanilla anarchica. Vanilla anarchica in fazioni, signori. Andate in fazioni. La vanilla anarchica è qui. La vanilla anarchica è qui, signori. La vanilla anarchica. Totalmente inaspettata, ma eccola la vanilla anarchica. Crea fazione, Poldo. Fanculo la fazione. Fanculo la fazione. La vanilla anarchica è la migliore. Ah, allora, ma lagga merda sto server, regà. Allora. Quanta gente, ma manco se legge. Ma come si va a giocare? Mi spiegate? Non capisco un cazzo di sti server io. Io vado, ma che annunci. Ok, sarebbe molto divertente andare il più lontano possibile e tentare di sopravvivere in molti fino a quando non muoiono tutti. Ma come si gioca normalmente? Il server è nativo 1.16.4, consigliamo quindi l'accesso. Fanculo. Cittadella. Ok, andiamo a warp, slash warp cittadella. Cittadella. Non ha funzionato. Ha funzionato. Ok, sono alla cittadella, regà. Sono alla cittadella. La vanilla anarchica è qui, signori. Ma non si capisce niente. Che casino, ma poi la chat è un bordello, madonna. Risolvi il server. Sì, ma non c'è bisogno di 30 euro PayPal. 10 euro bastano. Ok, io scappo allora. Vanilla anarchica. Ma da dove si è? Ma come si fa ad andare? Ma ci sono dei warp, tipo. Warp a Eder. Ma che è sta roba? Comandi, corsa, deserto? Deserto? Andiamo, partiamo dal deserto. Cosa c'è di altro? Partiamo da slash deserto. Ragazzi, partiamo da slash warp deserto. Partiamo da slash warp deserto. Ah, guardate ragazzi, la libertà. La libertà. Lì, sono vivo. Mi vogliono uccidere. No ragazzi, non mi uccidete signori. Non mi ammazzate. No, non vi picchiate ragazzi, calmi. Basta! No ragazzi, no! No, non fatelo ragazzi, fermi. Dobbiamo essere uniti. Non dobbiamo ucciderci tra di noi. Ah! Questa cosa è ingiusta, ragazzi. Ragazzi, non dovete uccidere. Dobbiamo unirci contro il server. Qua vi state ammazzando fra di voi. Non uccidetevi, calmi. Questo sarà il nuovo server. Come si prende tipo il kit? Slash kit? Mi spiegate come si prende il kit, ragazzi? Kit preview? Minchia, ora arriva uno con diamanti. Raga, non mi uccidete! Che cazzo? Poi dai delle robe nell'inventario. Io non ho niente. Come avete fatto a prendere il kit, signori? Me lo spiegate? Non picchiatevi, signori, non fatevi del male. Non fatevi... Mick, smettila, Mick. Bro. Dragon, pure tu. Mick, smettila, per favore. Smettila, cazzo. Basta. Basta. Madonna. Allora, signori. Io ho bisogno di... Ok, grazie dell'armatura. Grazie. Non so come prenderli.
Ah, kit inizio, ok. Slash kit inizio. Inizio. Ok, ce l'ho. Non mi uccidete, non mi uccidete. Ah, ah, a posto. Allora, signori, se qualcuno di voi fa il cattivo e uccide qualcun altro, o mi colpisce o colpisce qualcun altro, siete autorizzati a colpirlo da parte mia. A ucciderlo. Quindi, regà, state fermi se non morite. Non fate cazzate. Andiamo, amici, alla riscossa. Facciamoci una casa tutti insieme. Facciamoci una casa. Ricostruiamo la fama. Guardateli che belli. Ho l'impero. Il server lag a merda. Ricostruiamo la Bama. Dobbiamo trovare. Dobbiamo trovare. Dobbiamo trovare. Dobbiamo trovare degli alberi, signori. Anarchia. Anarchia. Mo ci bannano tutti. Tra l'altro il server sta laggando veramente a schifo. Madonna mia. Ah. Poi dove vado? Ciao Mary, ciao Mary, buonanotte. Dai, troviamo sta foto. No, ma sta laggando a schifo, raga. Ok, signori, ma perché mi torna indietro? Che fastidio sto server. In che warp sei? Slash warp deserto, ragazzi. Ma non ci si può tippare in questo server? Sì, ragazzi, allora mandatemi il TP che ve l'accetto. O mandatelo a tutta la gente qua che ve l'accetta. Allora, ragazzi, che dite? Facciamo una casa di che la facciamo la casa, signori? Ma perché io ce l'ho in pelle tutta l'armatura e voi ce l'avete tutta di ferro? Kit? Che palle! Voglio anche un'armatura rossa. Ah. La famo una casa di terra? Ho riscattato due bevute d'acqua. Sì, sì, che dite? No, prima cerchiamo gli alberi, signori. Ah, c'è un infame, ammazzatelo! Ammazzate sto qua! Ma chi è? Ma perché c'è un mago, signori? Ammazzate il mago! Non me, non me. È morto. Ah, oh, Mick, che cazzo. Uccidete Mick, ragazzi. Uccidete Mick, mi volevo uccidere. Uccidete Mick, uccidetelo! Uccidetelo! È il traditore, ammazzatelo! Ammazzatelo! Io oggi pomeriggio ti ho aiutato nel server e tu mi ripaghi così. Fategliela pagare, dannazione. Guardalo, guardalo come scappa. Sì. Bravi, bravi ragazzi. Ora basta però. Ora basta, ora basta. Non picchiatevi più a vicenda. Andiamo. Ah, ma qua già iniziano a costruire. Teletrasporto annullato. Uno dei partecipanti ha richiesto di venire da te. Come faccio ad accettare? Accettare. Non c'è nessuna richiesta. Uno dei partecipanti si è spostato. Non capisco. Non capisco. Madonna, quante richieste, quante richieste. Accetto tutto, accetto tutto. Non c'è nessuna richiesta, raga, mi dice. Mandatela a qualcun altro, tipo qua, qualcuno qui intorno. Mandatela a qualcuno qui intorno. Allora, raga, iniziamo a fare una casa. Io fatevi tutti una casa, signori. Fatevi tutti una casa. No, non mi fa accettare, raga, non mi fa accettare. Vedete, vedete? Anche se faccio TP accept, non mi fa accettare. Non so per quale motivo. Quindi vi lascio le coordinate su schermo. Venite, raggiungeteci. Se ti muovete annulla, Poldozzo. Ma sto fermo, guarda. Io sono fermo. Vai, ognuno si faccia la sua casa, signori. Ognuno si faccia la sua casa. Fate le foto alle coordinate, ragazzi, e venite. O se no, la banda di Poldo, madonna. Madonna. Anarchia. Poldo, ho la pala se vuoi, tranquilli ragazzi. Anzi, facciamo uno spam in chat di Labama, tutto maiuscolo. Facciamo uno spam in chat di Labama. 3, 2, 1, via! Guarda la chat! Io amo con tutto il cuore. Labama. Devi rimanere immobile. Sto immobile, guarda. Sto immobile, sono fermo. Sto fermo. Siamo proprio dei bot. Non c'è nessuna richiesta. Vedi, io sono fermo. Non c'è nessuna richiesta. Fanculo, non mi accetta. Allora, raga, io mi inizio a costruire la mia casetta. Mandatela a qualcun altro di qua. C'è Andrex.
Poi andate a mandarla a Danix95, a Banana Enorme, a Guy with Keyboard, Draco. Ce n'è un bel po' qua. Mandatela a qualcun altro. No, raga, non mi fottete la mia casa. Fatevi una casa vostra, fatevi una casa vostra. Ognuno deve farsi una casa, signori. Ognuno deve farsi una casa. Ognuno deve farsi una casa, signori. Ognuno deve farsi una casa. Ok. Che bella casetta mia. No, raga, non vi menate. Non vi menate. Poi sto server è strano, è orribile. Ok, casa mia è orribile, signori. Casa mia è veramente orribile. M'hanno pure menato. E metto questi. Mi serve l'accetta, che non ho. Scusa, Yesh, puoi uscire, per favore? Vatti a fare casa, vatti a fare casa. Vatti a fare casa. Vatti a fare casa. Yeah. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Via, via. Esci di casa. Esci di casa. Esci di casa. Esci da casa mia. Poldo, se non ti calmi ti griffano. Appunto. Ti climbi, ti griffano. Fa un culo il climb. Raga, che, ora esattamente 5 minuti passo. Però esci di casa, bro. Vatti a fare casa tua. Fanculo il climb, fanculo il climb. Sono abusivo, bro, devi uscire di casa. La casa più bella vince, signori, la casa più bella vince. Ognuno metta un cartello davanti casa sua con scritto di chi è la casa. Ok? Yes, se non esci di casa ti uccido. Mettiamola in questo modo, è molto semplice. Ok. Altro spammino di Alabama, va bene. Però casa mia è attaccata, sembra un trullo casa mia, va bene. Poldo, berra ma la mia acqua. Sì, sì, la berrò, scusami, scusami, ora la bevo. È che al momento c'è la sfida. Ragazzi, esattamente alle 22:20 e, perdonatemi, è 25, passerò a vedere la casa migliore, quindi sbrigatevi. Quindi sbrigatevi a fare casa. Sbrigatevi a fare casa. A breve passerò per vedere la casa migliore. Quindi sbrigatevi, sbrigatevi, sbrigatevi. Ricordate che i blocchi sono limitati, quindi non sprecate niente. Ancora c'è Yesh dentro casa mia? Ok. Ma che è sta casa qua, raga? Chi è stato? Raga, altro spammino in chat di Alabama. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1, Alabama. Vi amo, vi amo. Vi amo, vi amo, vi amo. Sì, continuate, grazie. Ora ci bannano tutti, ora ci bannano tutti. Cazzo di server di merda. Allora, dov'è? No, però casa mia sembra un fungo, raga. Faccio la doppia porta. Basta, 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 basta. Si stanno unendo tutti, si stanno unendo tutti. Anche quelli del server, oppati. No, ne devo fare solo una. Ah, però mi dà 3 porte, quindi... Madonna, Mick, t'ammazzo. Sei tornato, bro. La smetti? Per cortesia, stai scassando il cazzo, bro, capisci? Ok. Ok, questo si è fatto proprio casa qui. Mio Dio. Ok. Ok, facciamoci un po' di slab. No, l'ho finita, cazzo. Ragazzi, la sfida delle case sta andando molto male. La sfida delle case sta andando molto male. Ok, questa la mettiamo qua. Ne abbiamo altre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma non ha senso metterle così. Piuttosto le mettiamo... Anzi, ho un'idea migliore. Fammi una casa rialzata. Sono appena entrato. Vi piace il vecchio server? Cioè, vi piace la nuova labba? No, vabbè, raga, ora lavoriamo per riaprire il server. Tranquilli, non è perso. Ok. E quindi qua mettiamo i nuovi blocchi. Però li ho finiti. Quindi dobbiamo fotterne un po' dal tetto. Poi in che warp siete? Slash warp deserto. Ok. Ok, fatto. E quindi da casa mia si entra così. Ok, quindi questo qua lo mettiamo qua. Guardate che bella casa mia. Ragazzi, fra 3 minuti vado a vedere le case vostre. Aia. Fra 3 minuti vado a vedere case vostre.
le case vostre, perdonatemi. L'italiano oggi è una, un'opinione. Guarda, è bella. Casa mia è proprio un capolavoro, signori. Bro, spostati. Ah, però non ho più il legno per farmi i cartelli. Usiamo quello del tetto piuttosto. Però ora che ci penso. Bro, fuori da casa mia. Fuori. Fuori, fuori. Fuori, fuori. E questo lo posso prendere? No, questo non si può prendere. Quanto ci vuole per fare un cartello? Mi servono i bastoncini. Non puoi accedere a questo blocco, è proprietà di Yaesh. No, Yaesh, ti sei claimato casa mia, pezzo di merda. Togli il climb, è inutile, tanto stiamo uscendo. Che cazzo vi claimate a fa? Paul Dawes, grazie mille ragazzi. Grazie di cuore. Ok, raga, fra 2 minuti andiamo. Io non ricordo il mio password. Bene. Come minimo ti potete solo vincere. No, poi dobbiamo, raga, andare a cercare quelli diamantati che combattono nel warp principale. Dopo questa. Dopo una nuova Alabama. Ragazzi, mancano esattamente 2 minuti e vengo a vedere le case. Intanto, questa è la Poldo House. Vi piace? Facciamo intanto un piccolo scorcio del villaggio. Vediamo come sta avvenendo. Raga, è meraviglioso. Sta avvenendo davvero bene. Questa è la casa migliore, signori, mi piace da morire. Questa è bellissima. Ecco fatto. C'è il warp PvP, minchia, raga, ora andiamo nel warp PvP. Ecco, andiamo nel warp PvP, signori. Andiamo nel warp PvP, però nessuno di noi si deve colpire. Andiamo tutti addosso a un giocatore. Tutti quanti armati così, ci buttiamo addosso a un giocatore, Tutti quanti, però non ci dobbiamo colpire tra di noi, se no lo scherzo è cioè il raid non funziona, perché se ci ammazziamo fra di noi è una cazzata, non dobbiamo fare un'arena PvP in cui sopravvive il migliore, ma bensì dobbiamo accanirci contro i player del server che sono là dentro e fottergli la roba. Quindi signori, accetta. Quindi signori, dobbiamo andare là nel warp PvP e attaccarci contro uno. Spam di Alabama, spam di Alabama, terzo spam di Alabama, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Ci sono i alieni! Fammela vedere, è qua, è qua, è qua. Grazie, Nimble Jack per i 20 bit, bello. Eccolo qua, casa di Denom. No! Hanno rotto casa di Denom. Niente, casa di Denom è finita. Allora, signori, sono E25, sono E25. Andiamo a vedere le case. Allora, intanto partiamo dalla mia, molto particolare, però non darò un voto. Poldo House, viva... No, regà, no, mi dissocio. Poldo Love, Yesha Senpai, che simpa. Casa di fango e merda di Yesh. Poldo Tiamo. Allora, questa casa è orribile. Voto 1. 1 su 10. È davvero brutta. C'è pure un buco nel tetto. Dove siamo? In Calabria? No, no, questa qua non mi piace. Andiamo a vedere la prossima casa. Geronimo, ti ho ringraziato per la sub. Hai fatto la sub e non l'ho visto? Geronimo, mi devi scusare. Scusami, perdonami. Davvero di cuore, non l'ho vista. Grazie di cuore, bello, bentornato. O benvenuto. Punto esclamativo Telegram, benvenuto. E punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Grazie di cuore. Allora, casa di Farkos, andiamo. Casa di Farkos, molto accogliente questa parte è molto carina. Allora, questa gli do un voto di... Peccato per questa entrata che non mi piace molto, però per il tetto si poteva fare di meglio, qua è pure scordinato. Allora, per me questa va un 5 su 10, complimenti, mi piace l'interno, è molto ben illuminata, grazie di cuore. Punto schermo di Telegram, esatto. Vai, andiamo a vedere. Casa di Mick, il più simpatico di tutti, immagino. Voto 0 su 10, complimenti. Next casa, questa non è ancora finita, ma purtroppo il contest è finito. Dakiro, allora, questa casa è molto bella, mi piace da morire. Anzi, passo dopo che la finisci, tranquillo. Regà, ma qua che è successo? Ma qua che è successo? No, vabbè. Questa è assurda, ma di chi è questa? Di chi è? Peni 5, ok. Di chi è questi qua? Questa qua è, sta venendo molto bene. Questa è un bel 8 su 10, gli do. Ok. Poi abbiamo questa qua, andiamola a vedere. Questa è molto alta. Mi piace il concept per salire sopra. Complimenti. Mi ricorda le famose case volanti in Sardegna. Però la casa non c'è, ho sbagliato ponte. Dovevo salire nell'altro, chiedo venia. Ok, andiamo, saliamo. La casa è di uno spaccino.
Allora, questa è molto interessante come casa, complimenti. Complimenti per entrata. Ciao, banana enorme. Certo, per gli interni potevi lavorarci di più, però grazie per i semini per avermi accolto. Dragon, rimandala che te l'accetto. Complimenti, molto accogliente per l'entrata. Ti do un 7 su 10 per il... Madonna bro, mi sposto e me la toglie. E dicevo, complimenti, ti do un 7 su 10 per l'innovazione. Rimandatela, ragazzi, rimandatela. Le case volanti in Sardegna, sì. Dai, rimandatela, raga. Sto che mi avevano ucciso. Raga, non vi picchiate tra di voi, eh. Ora dobbiamo andare nell'area PvP e distruggere tutti. Uno dei partecipanti si è spostato. Ragazzi, non dovete spostarvi quando fate il TP. Casa di Marvel Wolf. Andiamo a vedere. Casa di Marvel Wolf è davvero bella, mi piace. Davvero accogliente, complimenti. Bella anche per la fornace. Qua gli do un bel 9 su 10. Complimenti, questa qua è molto accogliente. Qua abbiamo un fiorellino, immagino. È molto carina questa qua, molto carina. Ragazzi, potete spammare tutti quanti in chat appena ve lo dico io. Cerco fazione, per favore. E accettiamo questo qua, il signore. Aia, oh. Uomopoldo, ti aiuto, punto esclamativo 3. Va bene. Questo secondo non è consentito durante un combattimento. Raga, questo si teletrasporta qua, ci ammazza tutti. Non l'accetto. No, raga, al mio via spammate cerco fazione in chat. Tre, due, uno, via. Cerco fazione, perfetto. Ok, allora, questo è un bel voto, poi andiamo avanti con le prossime case. Qua abbiamo... Questa è molto carina, devo essere sincero. Questa è molto carina. Oddio. No, grazie, TBTHD. Purtroppo ho già il mio esercito potente, non ho bisogno di altre alleanze. Bella casa di Leozar, un bel 7 su 10. Complimenti, molto carina casa tua. Qua abbiamo una casa stupenda, di chi è? Ah, è la mia. Cerco fascione. Oh no. Eren, ma sei tu? Ok, mi sono rotto le palle di andare in di andare qua. Ragazzi, tutti al Warp PvP. Andiamo a fare una strage al Warp PvP, signori. Slash Warp PvP. Com'è che si chiama? Ok, raga, tutti in chat slash Warp PvP. Si fa un bordello adesso. Mo ammazzo tutti. Dove cazzo siete? Dove sono? Dove sono? Dove siete? Dove siete? Vi ammazzo tutti. Ma perché non mi fa scendere? Ingresso arena. Ok, raga, non ci ammazziamo tra di noi. Appena spunta un estraneo di quelli con armature in diamante, mica t'ammazzo. La devi smettere. Mamma mia. Scusatemi, ragazzi, devo essere sincero. Scusatemi, mi sono arrabbiato. Appena spunta il diamantato super OP, lo uccidiamo, raga. Denom ha curato il server. Dai, ora dopo ci torniamo. Andiamo a vedere cosa hai fatto, Denom. Allora, appena spunta il diamantato lo uccidiamo, raga. Aspetta, eccolo! C'è il diamantato! Ammazzatelo! Cos'è successo? What? Insomma, ma cosa? Cos'è successo? No, raga, abbiamo fallito. Il raid è fallito, signori. Siamo stati battuti dagli SP. No, dannazione, raga. Tornate al PvP. Qua dobbiamo vincere noi. Dobbiamo che è sto blocco che si muove. Dobbiamo vincere noi. Io ammazzo tutti. Ammazzo tutti. Io ho uccidato. Brucio. Madonna, brucio. Mi devo salvare. Slash kit inizio. Non puoi usare kit inizio dentro. Oddio, ragazzi. Che strage, signori. Che profonda strage. Ma guarda lì. Ma non puoi giocare. Guarda quanti ne ha uccisi. Ma guarda quanti ne sta uccidendo. Ma che è sta roba? Panini. Ho l'inventario pieno di panini. Oh, armatura. Una spada.
Una spada, signori! Ho una spada! Troppi panini! Troppi panini! Troppi panini! Troppi panini! Troppi panini! Che paura! Che palle! Non è possibile! Non è possibile! Ma come fai? Ma come fai a giocare, dai, in un server del genere? No, no, raga, che palle! Avevo... Che palle! Che palle! Chi è che ci uccide, raga? Chi è che ci uccide che lo shitstormiamo? Chi è che ci ha ucciso? Chi è che ci ha ucciso? Ho sbagliato, ho accettato una cosa di TP. Ok, no, meno male che non l'ho fatto. Allora, chi è che ci ha ucciso, raga? Trovatemi il nome. Trovatemi il nome del bastardo che ci ha ucciso. Che sta succedendo, signore? Ma che siamo in Vietnam? Ma che sta succedendo? Signori, oh mio Dio. Aiuto! È Noctared. È Noctared. Ciao, Poldo, ti ho ucciso io. Va bene, Daniele. Chi è che ci ha ucciso? Chi è che ci ha ucciso? Ragazzi, raggruppatevi. Se ci mettiamo tutti in un angolo non potranno farci del male. È sbilanciatissimo sto server, raga, è allucinante. Ah, puttana Eva. Secondo me è sto Noctared. Ok. Raga, che ne so. Ma chi è che dobbiamo shitstormare, signori? Non posso accettare qua. Non posso accettare qua il TP, ragazzi. Ho un panino, però c'è qualcuno qua. Oh, chi è sto qua? Chi è sto qua? Ammazzatelo, ammazzatelo. Chi è che sto? Chi è? Uccidetelo. No, no, minchia. Qua scappa la sparatoria. Si chiama mc.feargames.it. Aiuto, aiuto. Schioppa la sparatoria. È morto, raga, è morto? È morto? No, raga, se arriva quello P si scappa. Eccolo, no! No, raga, no! Ma chi è sto coglione? Ma chi è? No, raga, io persisto. A me non interessa. A me non interessa, a me non interessa. Ma chi è? Chi è che fa scoppia tutto? Ah, io li accoltello tutti. C'è qualcuno vivo. Mi servono oggetti. Mi servono oggetti, mi servono oggetti. Dammi gli oggetti, dammi gli oggetti. Un casco, dei pantaloni. Del legno, oggetti, eccoli qua, eccoli qua. Che cos'è sta cosa? Ah, aia, 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 lasciami stare, sono povero. Niente, ma chi è che mi ammazza? Minchia, se lo becco lo ammazzo. Ah, ah, raga, spammiamo in chat l'Abama, non mi interessa. Anzi, scriviamo in chat l'Abama non soccomberà. Raga, l'Abama non soccomberà, scrivetelo in chat. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Dannazione! L'Abama non soccomberà. Madonna, ma poi chi è questo qua che mi continua a dare dei chiese di amicizia? Mio Dio. Oh, dove sono? Ma che è sta roba? Ciao, chi sei? Ma chi è quello? Ma che è sta zona? Ci sono degli oggetti. Wow! Raga, ho vinto! Ho vinto tutto, raga. Ora ho ufficialmente perso la virginità con questi oggetti. Guarda! Guarda che roba! Bro, ti amo, sei un grande. Ti regalo una mela d'oro. No, raga, ho vinto! Ho vinto, le distribuisco a tutti, signori! Warp PvP, andiamo! Andiamo, raga, Warp PvP! Anzi, no, dove andiamo per distribuirci la roba, raga? Anzi, raga, torniamo a Warp Deserto! Torniamo a Warp Deserto e ci andiamo a distribuire là gli oggetti, raga. Vi posso dare qualcosa così possiamo sfidarci. Ragazzi, slash Warp Deserto, venite che do oggetti a tutti. Do oggetti a tutti e possiamo salvarci. Ci sono le mele d'oro qua. Vi posso dare pure dei diamanti, quindi se fate kit inizio avete degli oggetti. Non viene nessuno a Warp Deserto? Nel deserto all'Abama 2. O mandatemi il TP, signori, vedete voi. Sto accettando tutti, accetto tutti. Accetto tutti. Signori, sto distribuendo diamanti. Do diamanti a una testa. Due li droppo là. Due qua. Così vi fate la spada. Ne ho solo 64, signori. Sto accettando tutte. Accetto. Chi è sto qua? Oh, chi è? Guardalo, guarda, è un grande! È un grande! No! No!
Perché l'avete ucciso? No, era il mio amico lui. Era un amico lui. Perché l'avete ammazzato? No, ragazzi. Aia, mi menano. Allora, signori, droppo altri diamanti. Prendeteli a casa e fatevi l'arma. Minchia, Dragon, sei morto. Ah, c'è qualcuno. Ragazzi, fatevi armature, spade, troppo diamanti. Fatevele. Io li droppo. Voi fate, ragazzi. Non soccomberemo. Fate tutto in diamante, signori. Chi è quello? Oh, chi è questo? Ce n'è uno. Ma può volare? Ma perché? Uccidetelo. Ammazza del bastardo. Aiuto, siamo morti, signori. Fungo. È finita, signori. Abbiamo perso. Che server di merda. Scappo. No, ho droppato la spada, è la mia arma. Fungo. Che... Dio mio, che situazione struggente. Un arco, sparo a tutti. Ma vogliono ammazzare. Chi è questo? Ah, lui non mi vuole uccidere, però. Sono buoni. Abbiamo trovato un esercito, signori. Tutti questi OP vogliono aiutarci a distruggere quei dannati che ci hanno ammazzato in Warp PvP. Ma chi è che fa queste cose in commenti? Brutti dementi. Vedi, ho fatto pure... Punto esclamativo caserta, madonna. Madonna, raga. Io vado a /Warp PvP. Ok. /Warp PvP, signori. /Warp PvP. Ok. Mangio una mela d'oro. Ok, allora raga, non scendete perché qua v'ammazzano. Se scendete v'ammazzano. Dobbiamo vedere se c'è qualcuno di pericoloso. Guarda il bastardi, ma trucidano tutti. Ma sono senza cuore, guarda quello. Chi è? È senza cuore, Poggio Dark. No raga, questi sono senza cuore. Guardalo. Si diverte. No raga, facciamogliela pagare. Perché non mi fa entrare? Raga, ma che è sta roba? Bastardo, dove sei? Bastardo. Muore. No, Poldo Spaccino non deve morire. Che casino. Che casino. No, questo è buono. Lui, non me lo ricordo, io sto sparando a caso. Lui è buono, non lo so, aiuto. Me ne vado. Me ne fuggo. Ah. Vietnam essere tipo. Bello Fortnite. No. Lui no, il bastardo. Ma che cazzo sono quei? Ma che cos'è? Che cos'è, ragazzi? Che sta succedendo, ragazzi? Madonna. Non c'è più rumore. Basta. Lasciami in pace, fatti una vita, ti prego. Lasciami in pace. Ragazzi, niente, è finita, signori. Ma poi qua gente muore a cazzo di cane. Idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? No, raga. Raga, spam di la bamba. Se non ci uccideranno, gli intasiamo la chat. Spammate la bamba in chat, così questo non possono ucciderlo. Mi sono incastrato. Ah! Spammiamo la bamba in chat, signori. Wow. Questo non possono bloccarci. Vi muto. C'è il mod, raga. C'è lo snitch. È arrivato. Oddio. Stop. Mod attivo. Zitti, raga. Non devono accorgerci di noi. Non devono accorgersi di noi, signori. Non devono... No, scrivete mod coglione. No, io lo farei, però no. Oh, la smetti, tu! Ma fatti una vita, bro! Ma che ne so? Non sono vergine, lasciami stare! Vedete tra i tuoi simili. Ok, torniamo. C'è un mod, ragazzi, zitti. No, non vi dovete far sgamare dal mod. Siamo dei normali utenti che giocano. No, mod coglione, no, raga, mi dissocio. Mi sono nascosto. No, ma che è? Ma sti messaggi qua... C'è Aronite, no! No, è stato ucciso da un blocco di pietra. Dio mio. Ah. Raga, dobbiamo farci... Brava Luana. Ragazzi, scrivete in chat
Questo è il mio server preferito. Questo è il mio server preferito. Grazie mod. Questo è il mio server preferito. Grazie mod. Così come l'ho scritto. Questo è il mio server preferito. Grazie mod. Ok? 3, 2, 1. Ok, così stiamo bene. Così stiamo bene. Mi uccidono! Mi uccidono! Lasciami stare, giovane vergine che gioca a Minecraft. Non mi avrai. Anche se ho l'armatura dei tuoi simili. Ah, ma è un blocco. Ma perché cammino adesso come un... Non si può dire, mi dissocio, ragazzi. Io sto lavorando. No, ho ucciso Mick. No, no. Ma c'è un blocco che continua a uccidermi. Dannazione. Non è normale sta cosa. Aia. Aia. Lasciami stare. No, raga, fra un poco torniamo sul nostro server. Sto morendo. È stata una brutta idea entrare in un server. Se... No, chi è stato? Chi è stato? Ammazza il blocco, ti assicuro che è una delizia. Ma poi è immortale, lagga schifo. Ma sono due. No, ma raga, ma è ingiocabile sta roba. Sto venendo stuprato da ogni buco. Aiuto. Uccideteli. Ammazza il blocco. Ma poi è immortale, raga. Ma che sta succedendo? Ah. Aiuto. Poldo, c'è Aronide in chat. Chi è Aronide? Ah, no, ma qua ogni tanto muore qualcuno. E na, moderato. Bravo, chi lo fa anche. No, io basta. Il blocco mi sta continuando a inseguire. No, ora chi è? Chi è questo? Chi è questo? Bro, lasciami stare. Dannato vergine, non avrai la mia vita. Continua a giocare a Minecraft. No, no, si è sacrificato qualcuno. È morto, è morto, è morto. È motro, è motro, è motro, è motro. Ah, mi sono incastrato. Ma tu eri un mio amico, no, mi ha tradito. Mi ha tradito, mi ha tradito. Mi sta shiftando, no, mi sta shiftando. È buono forse. Ma che è sta roba, raga, non si capisce niente. Non si sta capendo niente. Non si capisce niente. Bello Fortnite. No, sono bloccato. Sto morendo, raga. Mi stanno colpendo tutti, è incredibile questa cosa. Ma perché c'è uno che si chiama come me? Che sta succedendo? Lasciatemi stare. Minchia, questo qua gli faccio pentire. Piegati al mio cospetto, sodomito fornicatore, o ti purificherò con il mio stesso sangue. Vi ucciderò tutti, dannati. Mangio una mela. Sono circondato da ogni lato. Vabbè, io spammo, sto così e sto. No, sto morendo, la mela d'oro. Madonna. Raga, spammate in chat la Bama. Spammate in chat la Bama. È l'unica cosa che non può fermarci. Quanti mi stanno inseguendo? Ah, mio Dio, mio Dio. Ah, aiuto. Che male. Che male, che male. Aia. Aia. Raga, tutti all'Alabama. Ah. Ma come non posso usarlo durante il combattimento? Quindi sono destinato a morire. No, raga. No. Ah, Soner, grazie per la sub. Bello, me lo sono dimenticato. Grazie della sub, bro. Benvenuto a punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Perdonami, ero in mezzo al fight e non t'ho visto. Grazie di cuore per essere entrato. Lasciatemi stare, stupidi verginelli. Sto morendo, sono morto. Sono morto. Sono morto. Raga, che dire. È stato bello. È stato bello. Beh, che dire, ragazzi, la vanilla anarchica è stata molto interessante. Abbiamo costruito la Bama, l'abbiamo lasciata, è stata una roba molto interessante. È stata un'esperienza molto interessante. Ragazzi, venite qua allo spawn. Venite qua. È stata una live molto interessante. Abbiamo avuto una svolta incredibile, signori. Allora, ragazzi, vi informo che il server dei sub è tornato on, se volete tornare a giocarci. Però non credo che adesso ci torniamo perché sono abbastanza stanco. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Qua penso ci vogliono uccidere tutti. Infatti c'è un mega, una roba allucinante. Un mega... c'è un mega stupro in corso.
Ecco, non sento più niente. È finito. Non posso, mi hanno mutato, non posso scrivere nella chat del server. No! Ragazzi, spammiamo di nuovo l'Abama, per favore. Oh. Signori, che è stata davvero un... Siamo un bordello, ragazzi, siamo un bordello. Meno male che sto server SP. Ne dobbiamo organizzare altri di vanille anarchiche. Secondo me le vanille anarchiche sono le migliori, signori. È un nuovo format che possiamo portare. È un nuovo format che possiamo portare. La prossima sarà la vanilla anarchica. Ci sciogliamo server a caso e la facciamo. Che dire, a sto punto usciamo dal server, signori, perché qua mi sto sempre... Anzi, restiamo qua. Hai risvegliato l'antica idroscimia. Ciao, Kirito, grazie di cuore. Cazzo hai fatto. Grazie di cuore, bello, grazie di cuore, grazie di cuore, grazie di cuore per la sub, bello. Benvenuto a punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Screen, beh, se volete fare lo screen io non mi vedo, quindi sono là in mezzo. Si vede la mia faccia a momenti. Le prossime volte si va a griffare, minchia, la prossima volta facciamo un raid e distruggiamo il mondo, tipo... Puttane. Dai, però è stata carina come idea. Dobbiamo trovare altri server da raidare, che dire. Boh, questo qua era Fear Games, ragazzi. Se volete entrare a giocarci qualche volta, non è un placement, però boh, mi sembra ben organizzato. E entrateci a giocare, anche se c'è gente stra OP. Mi hanno mutato. No. Deve essere esausto. Bevi un po'. Sì, ragazzi, bevo subito. Tipo agli eventi che c'è la fila, esatto. Mi sa che dei bei 3 litri d'acqua, tipo sì, infatti ora mi calmo. Come hanno contato anche me? Hanno mutato anche me? No! L'Abama! L'Abama! No, ma io non sono bannato, cioè non sono mutato, come si dice. Quindi, signori, ci hanno mutato tutti. No, raga, che brutto. Vabbè, questo era Fear Games, se volete tornare a giocarci. E per il resto è stato bello come raid. Questa svolta, cioè questa live ha preso una svolta davvero interessante. E da rifare. Quindi, signori, il primo che mi uccide vince una sub nel Warp PvP. Io fuggo. Il primo che mi ammazza vince la sub. Madonna. Ah! Mio Dio, no! No! Sono morto. The Lost Hope. Ma io non so se The Lost Hope è un mio sub. Bro, se The Lost Hope sei in chat, palesati. The Lost Hope subato. Come si chiama The Lost Hope? Non lo so. Dimmi. Come si chiama The Lost Hope su Twitch? Sono io. Vai, Luna Nera! No, non credo che sei tu. Come si chiama The Lost Hope su Twitch? Boh, dello stop, se mi vuoi dire come ti chiami, sennò niente. Non gli credere, come non gli credere? Te lo scrivo io come mi chiamo. Va bene, scrivemelo in privato, tipo qua in chat Minecraft. Sono io, eccomi, sono io. Sono io, siamo tutti comuni smestri tipo. Dov'è? Dello stop è un fallito, ok. Dov'è dello stop? Non lo vedo. Aspetta, certo. Credo sia Uomo Poldo. Regala la sub a tutti. Va bene, nel dubbio la regaliamo a tutti. Oggi siamo tutti lo stop. È vero, oggi ci sentiamo un po' tutti un'anima persa. Anzi, una speranza persa, scusatemi. Aspetta, Fix Gamer. Hai risvegliato okay. L'antica idroscimia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Ma ce n'è un sacco di Ah no, Fix Gamer TV, va bene. Si dovrebbe chiamare Fix Gamer TV dello stop, sì. Fix Gamer TV, ok, fatto. Ciao Ice Dominix, benvenuto, bello, grazie di cuore, benvenuto. Grazie di cuore, benvenuto in live e grazie mille per la sub. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Grazie di cuore. Allora, signori, è stato un bel raid. Hai risvegliato l'antica idroscimia. È stato molto carino. Che cazzo hai fatto? Ma la volevo io. Ma tu già ce l'hai, Luana, non ti lamentare. Allora, signori, con la presente, io faccio un piccolo raid da Red Drakkar.
Allora, signori, io vi ricordo, come sempre, streamiamo ogni sera alle 20:30. Domani penso che streamiamo una bella reaction, vediamo un pochino a cosa. Non penso che domani ho molta voglia di Minecraft, poi vediamo un attimino. Per il resto, niente, e grazie a tutti per le sub di oggi, benvenuti a tutti quanti. E vi devo dire qualcos'altro, me lo sono scordato. Prenotatevi per il torneo di Rocket League 2v2, perché ci sono ancora dei posti. Grazie Zerbino, grazie di cuore, grazie di cuore. Vi ricordo che il server è tornato on, se volete rientrarci voi sub. E per il resto, niente, e grazie a tutti per essere passati. Grazie per questa piccola live improvvisata, eccetera eccetera. Vedremo di organizzarne un'altra in cui rendiamo un altro server, vediamo. E grazie ancora, signori, e noi ci vediamo domani alle 20:30. Passate una buona serata e salutatemi il carissimo Red Drakkar. Buonanotte, ragazzi. Ciao.